Allora passiamo all'emendamento successivo 44.90. La parola al consigliere Fioriti. Scusa, questi sono però hanno un unico argomento. Sì, adesso sono tre. No, non l'avrei fatto io. Lo dice lui. No, non per, cioè era la stessa materia, per cui queste vanno raggruppate per forza. Si tratta del 4490, 4492 e 4493. Ok. Premesso, i fondi che individuati nel senso di dove prelevarli fanno parte tutti di quel 1.400.000 rotti con il quale voi intendete accendere un mutuo. E quindi ecco perché non mi sono posto il problema di creare danno alle situazioni dei marciapiedi, delle varie altre situazioni, perché penso che comunque a queste esigenze potevano essere rimesse degli altri fondi che comunque facevano il giro all'interno del bilancio. E comunque sia, ho cercato di mantenerli comunque al di sotto di soglie assolutamente non rilevanti. In questi tre emendamenti, perché vengono prelevati soldi in tre missioni diverse, avrei l'intenzione è quella di favorire un qualche cosa per incentivare le attività del centro storico. Non ho idea di quello che si possa fare, né ho la presunzione di dire guarda, si risolve in una certa maniera, però è evidente che un accantonamento di 65.000 euro sicuramente potrebbe dare il là a qualche cosa che magari non si è mai fatto. Faccio un esempio, ma non vuole essere assolutamente una proposta, è meramente a titolo esemplificativo. Se si acquisisce a titolo di affitto un locale di via di Corso Garibaldi e vi si colloca l'ufficio anagrafe, sicuramente avremmo un sistema di movimentazione maggiore delle persone che favorirebbe il commercio in posti laddove si sta ulteriormente chiudendo tutto. Ecco, l'intenzione è questa, magari è illusoria, magari è qualcosa di strambo, però obiettivamente è un passo che si potrebbe fare in una direzione che sicuramente andrebbe visitata con maggiore attenzione. Cambio. Aspetta, datemi un attimo. La parola al sindaco. Allora, prima adesso di intervenire nel merito rispondiamo su tutto, ma la cosa che ha detto adesso consigliere Fioriti, forse non se ne è reso conto, rende del tutto improponibili tutti i suoi emendamenti. Perché? Perché lei è andata a toccare delle poste di bilancio che sono finanziate da mutui, difatti ha fatto riferimento al 1.840.000, e secondo lei la Cassa Depositi e Prestiti, che dovrebbe finanziare questi mutui, finanzierebbe i mutui per spese correnti? Non è possibile. Cioè noi andiamo a chiedere un mutuo per finanziare attività non meglio definite del centro storico, per finanziare museate che sono spesa corrente. Non si può fare il mutuo per spesa corrente. Quindi anche se teoricamente potessimo riallineare quello che il revisore dei conti ritiene in contraddizione col principio di coordinamento tra gli strumenti di programmazione, le poste di bilancio che lei è andata a indicare sono sbagliate perché sono intoccabili in quanto riferite a mutui che non possono essere usati per spese correnti, qual è la maggior parte delle cose che lei ha proposto. Comunque adesso rispondiamo anche a me, non so se è chiara ma l'argomentazione. Non lo dico io, sono i principi contabili. Andiamo avanti. Assessore Orsini. Scusa, ma sono questa rete? Cerchiamo la prossima volta di mettere a posto su di loro. Così chiudiamo la sala. Allora, per quanto riguarda questi tre emendamenti, si chiede quindi questo spostamento all'interno comunque di capitoli che attengono le attività culturali,
Quindi anche quello che lei, vabbè, l'esempio, lei l'ha detto, è soltanto un esempio, però comunque non rientrerebbe all'interno di quelle che sono le attività, cioè, culturali, che dovrebbero essere finanziate appunto da questo capitolo qui. Quindi comunque forse andavano indicate eventualmente da spostare in un altro capitolo. Al di là di questo, noi già abbiamo previsto all'interno del capitolo proprio attinente alle attività culturali una cifra che è leggermente più bassa rispetto a quella degli altri anni, ma di poco, con la quale intendiamo appunto portare avanti tutte le iniziative di tipo culturale del centro storico, ma anche in altre zone della nostra città. E devo dire che da questo punto di vista di attività culturali ne abbiamo fatte nel 2019, così come negli anni precedenti di questa amministrazione, e molte di queste sono state fatte all'interno del centro storico, che per la sua natura appunto si erge meglio, più funzionale appunto allo svolgimento di queste manifestazioni, di questo tipo di attività. E mi sembra che sotto gli occhi di tutti che nell'anno 2019 sia come manifestazioni all'aperto, sia come manifestazioni all'interno e di strutture comunali e di altro tipo di struttura, penso anche quindi all'interno per esempio del museo, per tornare al discorso che facevamo prima, e penso a tutte le attività svolte all'interno di questo bellissimo teatro che oramai è aperto tutte le settimane con spettacoli ed eventi, e altrettanto dicasi, nonostante qualcuno lo ritenga abbandonato, Presidente, rispondo sull'emendamento, è favorevole. Appunto, sto dicendo che non è necessario portare 65.000 euro al settore conto, cultura. Certo, sto spiegando. Scusi, consigliere Pellegrini, io sto spiegando. Forse deve spiegare, bisogna. Mi lei deve rispondere male sull'emendamento. Certo, sto spiegando perché, secondo me, nel merito dell'emendamento non è necessario spostare, togliere 65.000 euro ad altre cose per spostare nel settore culturale. E lo sto dicendo. Allora, io quando faccio un'affermazione do anche la spiegazione di quello che dico. Mo, sarò troppo prolissa. Sì, ma non è che chiedo scusa alle sue orecchie. Allora, stavo dicendo che con i fondi che avevamo stanziato l'anno scorso, che sono su per giù quelli di quest'anno, abbiamo fatto tante manifestazioni e dicevo, nonostante tutte le strutture culturali della nostra città, dicevo il teatro, dicevo le sale polivalenti, ma dicevo anche, nonostante qualcuno lo ritenga abbandonato, nella nostra struttura che è in piazza Garibaldi e quindi nell'Auditorium Italia, che mai come quest'anno, nell'anno diciamo 2019, è stato diciamo luogo di incontro e luogo di eventi di ogni tipo, di ogni genere, dal cinema utilizzato dalle scuole alla musica e così via. Quindi ritengo, per andare alla conclusione, che queste ulteriori 65.000 euro non siano necessarie. Noi dobbiamo certo puntare sul centro storico con la cultura e con altre iniziative che questa amministrazione sta già mettendo in campo, e però quello che un po' diciamo mi sembra un controsenso è che se io voglio aumentare le attività culturali nel centro storico ma vado a togliere dei soldi come 25.000 euro alla realizzazione delle nuove pavimentazioni dei vicoli di Corso Vittorio Emanuele, significa che io voglio organizzare la festa da ballo, però non mi preoccupo se poi la casa oppure la sala dove voglio fare la festa da ballo è rovinata. Quindi io penso prima a sistemare la sala dove voglio fare la festa in maniera tale da accogliere meglio poi le persone che parteciperanno a questa festa.
Quindi va benissimo l'attività culturale, anche da incentivare con ulteriori manifestazioni che noi speriamo di porre in campo, nonostante abbiamo mantenuto il, diciamo, il budget di bilancio dell'anno scorso, e tante, ripeto, ne abbiamo fatte, ma vogliamo pensare anche a destinare fondi, così come abbiamo fatto, anche per rendere più bella la nostra città, più fruibile, e quindi attirare ancora di più gente all'interno del nostro centro storico. Allora, possiamo passare alla votazione? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, quindi con un favorevole, un astenuto, 14 contrari, gli emendamenti del consigliere Fioriti vengono respinti. Allora, possiamo passare a questo punto alla discussione sul punto numero 3. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Quindi abbiamo concluso le con gli emendamenti. Sono conclusi. Gli emendamenti sono conclusi. Quindi apriamo alla discussione la discussione sull'argomento. Discussione generale. Generale. Sulla discussione sull'argomento numero 3, approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Consigliere Pellegrini. Ma tornando un po', credo, sul documento, ovviamente, come diceva l'assessore, documento principe di un'amministrazione pubblica, cioè quella del bilancio. Funziona, sì? No? Scusate, potete passare il microfono al consigliere Pellegrini? Però è strano. Ma guarda, mi hanno detto che fino a due minuti prima dell'inizio del consiglio questi microfoni funzionavano. Non è che ci sta qualche connessione. Vabbè. Qualche virus. Cosa che succede, la tecnologia. È virale questo. Dicevo, il richiamo che ci ha fatto l'assessore, ovviamente penso che in questo comune il dovere di approvare il bilancio l'ha sempre fatto, quindi non è che adesso dobbiamo fare qualcosa di straordinario, dobbiamo continuare a fare quello che si è sempre fatto. Quindi io credo che ovviamente nei tempi dettati dalla norma, quindi sono perfettamente d'accordo su questo, su questa impostazione. Entrando un po' nel merito, ovviamente sarebbero tantissime le cose da dire, mi soffermo solo su alcune macro voci o macro argomenti. Il primo che voglio porre la mia attenzione è quella ovviamente sugli accertamenti. Noi in questo documento vediamo un raddoppio delle previsioni sugli accertamenti fiscali, principalmente IMU, TARI, TASI, che sono le imposte, diciamo, più quelle che interessano il comune. E questo, diciamo, è stato giustificato dall'assessore perché c'è bisogno che si realizzi, si accorcino i tempi per le effettive riscossioni. Su questo, cari assessori, io penso che non c'entra assolutamente nulla. No, io spiego le cose come stanno. Un conto è quello di accelerare i tempi di riscossione, cioè ciò che avviene dopo l'atto di accertamento. Altro conto è emettere gli atti di accertamento per iscrivere le poste in bilancio, come, diciamo, in questa fase stiamo facendo. Nel bilancio di previsione noi appostiamo, per quanto riguarda l'IMU, 1.200.000 euro di accertamenti. Ciò significa che nel corso dell'anno, quindi 2020, l'ufficio
tributi dovrà emettere accertamenti per 1.200.000 euro. E qui mi vengono alcune riflessioni, quindi su ciò che riguarda l'anticipazione dei tempi per l'incasso ovviamente è tutt'altra storia ciò che avviene dopo, cioè nel momento in cui l'atto di accertamento è stato emesso, il cittadino se paga entro i termini si è verificato l'incasso, se invece non paga ovviamente scattano tutte le altre procedure che su cui bisogna continuare a lavorare, l'ufficio deve continuare a lavorare per arrivare, si spera, alla realizzazione dell'incasso, ma questo comporta tempi maggiori. Perché dico questo? Perché il discorso per quanto riguarda l'agevolazione, anche qui che l'assessore ha detto in favore dei cittadini, che se gli mandiamo l'accertamento prima dei 5 anni famosi per la, diciamo, che bene o male 4 o 5 anni che è più o meno il tempo che tutte le amministrazioni impiegano per mandare questo tipo di accertamento, è vero che il cittadino da una parte potrebbe essere magari agevolato perché chi l'ha fatto in buona fede e si è dimenticato di pagare può ravvedersi, quindi pagare, quindi pagare meno interessi solamente, che sono veramente una piccolissima quota di quello che stiamo parlando, perché la sanzione una volta che scatta l'accertamento c'è, e quindi io credo che stiamo parlando di niente, perché gli interessi legali valgono niente, quindi su questo non vedo, diciamo, quasi nessun vantaggio per il cittadino. Invece io credo che dietro questa posta di bilancio c'è qualcos'altro. Io credo che per, ovviamente capiamo bene le cifre, se qui togliamo questo aumento sugli accertamenti, ovviamente il bilancio non si chiuderebbe ma di parecchio, e quindi bisognerebbe comunque andare a stravolgerlo. Quindi per chiudere il bilancio abbiamo fatto questa operazione, e questo credo che si voglia raggiungere facendo degli accertamenti cumulativi. Ciò significa che un cittadino che molte volte che non ha pagato, quindi magari c'ha più di un anno, due o tre che non ha pagato, e quindi noi gli facciamo un bel accertamento cumulativo per 2-3 anni a quel cittadino, e quindi gli arriva un unico accertamento con una somma che appunto comprende i 2 o 3 anni più le sanzioni più tutto il resto. Questo è l'unico modo per far credere che questa posta sia una posta veritiera, oppure degna di essere chiamata tale, perché altrimenti non abbiamo mai avuto queste cifre come accertamenti. Io ricordo anche i pareri del sindaco Borrelli quando sedeva in opposizione, che per un paio d'anni diceva che il bilancio era falso perché noi appostavamo cifre esorbitanti sugli accertamenti. Io non dico che il bilancio è falso, assolutamente no, però denuncio questa possibilità, e credo che in un momento come quello che stiamo attraversando, se un cittadino gli arriva un accertamento che per ogni anno vale 1.000 euro e uno gliene manda per 2 o 3 anni tutti insieme, significa che sono 2 o 3 mila se parliamo di contribuenti privati, figuriamoci se parliamo di imprese ed aziende, che credo, non ho i dati ovviamente degli ultimi anni, ma qualche anno fa la percentuale di accertamenti era, se lo fai rispetto al volume, quindi in base alle somme, la percentuale di queste somme provenivano per circa il 70% da aziende. Quindi significa
che in una situazione simile, oltre al fatto che ci sono problemi, diciamo, per tutti, se in un'azienda anziché mandargli un anno alla volta gli si mandano insieme 2 o 3 anni di accertamento, io credo che le difficoltà non certo diminuirebbero, ma andrebbero molto più in là. Quindi io credo che se, diciamo, tutti gli anni questo comune è riuscito comunque a fare gli accertamenti e a non far andare in prescrizione nessuna imposta non pagata, per quello che, diciamo, mi risulta, perché gli uffici hanno sempre fatto il loro dovere con le poche forze a disposizione, questo è vero, bisogna riconoscerlo, però io credo che ha sempre fatto il proprio dovere e non ha mai fatto andare in prescrizione imposte, e allo stesso tempo con le cifre di una sola annualità il bilancio si è sempre tenuto in equilibrio. Io credo che sia da folli, ripeto, in un momento simile pensare a qualcosa che possa andare a complicare ancora di più la vita di aziende, imprese e cittadini che sicuramente, io credo, per la maggior parte dei casi, per la maggior parte dei casi, chi non paga le imposte, io sono sempre almeno di questo tipo di imposte, perché queste sono imposte che ormai tutti sanno che verranno accertate, perché ormai sugli immobili credo che sia alquanto impossibile scappare, non è la dichiarazione dei redditi dove c'è una possibilità che qualcuno non ti prenda, ma sugli immobili è difficilissimo che uno possa non pagare, quindi chi non paga, io credo che la maggior parte quantomeno è che sta in difficoltà e che non può pagare, quindi io sostengo che comunque bisogna pagarle le imposte, che ognuno debba cercare di fare il possibile per pagarle, però ovviamente bisogna anche cercare di non ammazzare la pecora, ma tosarla, perché se la pecora la ammazziamo, la lana non ce la fa più, mentre se la tosiamo ogni anno la lana la raccogliamo. Questo è il mio punto di vista, poi ognuno fa quello che ritiene opportuno. Questo un po' è il discorso, diciamo, più importante che ha questo bilancio. Poi l'altro discorso, sempre per macro aree, è quello, la scelta fatta per quanto riguarda l'accensione di nuovi mutui. E poi la cosa che anche qui l'assessore ci ha spiegato, che quest'anno si possono accendere nuovi mutui perché la spesa è calata, e l'esempio di questo che si è rimesso le cose in sesto è il fatto sulla spesa per interesse, sull'anticipazione di cassa, che è stato fatto un lavoro importante e che c'è una diminuzione delle spese rispetto al 2017, parliamo di 14.000 euro di risparmio 2017-2018, 2019 il dato anche lì più o meno è quello. Però io, se questo è vero, però continuiamo comunque ad appostare sulla voce di bilancio, sulle previsioni di spesa, comunque continuiamo ad appostare 30.000 di spese. Questo forse qualche segnale ce lo dà, come mai? Forse perché l'utilizzazione dell'anticipazione di cassa non è stata fatta, però non abbiamo rispettato i tempi di pagamento dei fornitori. E questo bisogna mettersi d'accordo, perché sennò altrimenti non si giustificherebbe come mai si mantiene una posta che a consuntivo più o meno,
ripeto, il dato del consuntivo 2019 io non ce l'ho, però voi sicuramente ce l'avete, se è in linea con quello, al quantomeno in linea, penso che sia anche inferiore rispetto a quello del 2018, non vedo per quale motivo si debba continuare ad appostare 30.000. E quindi non credo che questo dia la possibilità di contrarre i mutui, anche una minor spesa di 10.000-14.000 euro per un bilancio come quello del Comune di Atessa, e nemmeno il fatto che si sono estinti, che si è estinto un mutuo, si è finito di estinguere un mutuo per 250.000 euro, perché anche quello non è quello che incide, oppure addirittura la rinegoziazione. Però detto questo, siamo in una condizione dove queste spese, questi investimenti vengono concentrati totalmente, quindi parliamo di 1 milione di euro di investimenti totalmente per quanto riguarda opere che sono di manutenzione straordinaria e di realizzazione di marciapiede, e quindi investiamo, diciamo, ingenti risorse che comunque comportano un indebitamento importante per l'ente, tant'è che lo dice anche il revisore dei conti, e io non dico che non mi contraddico con ciò che ho sempre sostenuto, che i mutui vanno fatti per realizzare le opere, quindi sono convinto che è buona cosa contrarre, oppure fare spese, contrarre mutui e debiti per fare opere di investimento, però io dico che le opere di investimento che devono essere fatte devono anche dare una valorizzazione al patrimonio dell'ente. Mi si risponderà, diciamo, beh, ma noi facciamo la manutenzione del marciapiede o dell'area pubblica, quindi abbiamo una valorizzazione. Io non credo che sia così. Uno, per quanto riguarda, primo motivo, è che comunque sia manutenzione straordinaria di opere che comunque non danno nessun, che non hanno di per sé comunque, a prescindere, un valore immobiliare, non è che dà valore aggiunto, ma soprattutto io dico che non dà valore aggiunto alla città se togliamo il fatto che ovviamente questo tipo di opere hanno una visibilità per chi le fa, questo sicuramente, sono opere che danno appunto visibilità, sono opere che l'assessore Menna, quando stavamo noi ad amministrare, diceva che erano opere che andavano fatte e che gli toccavano i cittadini. Quando noi andavamo ad inaugurarle queste opere, mi diceva: che cosa andate a fare? Sono opere dovute ai cittadini, quindi è inutile che andate ad inaugurarle. Poi questa è una motivazione che, al di là della sicurezza stradale, che si vuole, per l'amore di Dio, ci sta tutta, però io ritengo che non sia e non porti nessun vantaggio alla città. Per quanto riguarda l'altra, faccio una piccola divagazione, poi ci saranno anche gli altri che ci tornano sul discorso della modifica delle tariffe degli asili nido, che quindi ci permette di spostare la spesa dal comune all'INPS, perché di questo si tratta, tecnicamente possibile, però questo capiamo poi, se spostiamo un po' la riflessione, qualcuno a livello centrale va in TV, il segretario del partito di Giorgio Farina, e dice che aumenta i fondi per gli asili nido, perché quindi si dà la possibilità a un maggior numero di
bambini di frequentare l'asilo nido, appunto, infatti, non avete capito, proprio questo è il discorso, che il comune di Atessa già garantiva questo, quindi siamo pieni, non garantiva il servizio, scusi assessore, garantiva la frequenza degli asili, all'asilo nido dei bambini e per i posti che ci aveva. Adesso noi a questi bambini ovviamente diciamo benissimo, c'è un fondo a parte, quindi voi pagate di più genitori, tanto per ora l'INPS, e quindi noi abbiamo più soldi per il bilancio del comune. Abbiamo più soldi nel bilancio del comune che poi ci deciderete cosa farci. Questa è la verità. Poi è inutile che dico. Noi abbiamo questo. Per quale motivo io dico? Se volessimo, e quindi la platea delle persone che usufruiscono di questo bonus per il comune di Atessa, per i residenti del comune di Atessa, è la stessa. Quindi non aumenta di un solo bambino la possibilità di usufruire di questo bonus. Per quale motivo, se ci sono le liste di attesa e c'è questa possibilità, non avete e non prendete in esame di aumentare i posti e quindi fate un mutuo per realizzare nuovi asili nido, anziché rifare solo i marciapiedi e a sistemare qualche tratto di strada? Così avremmo avuto la possibilità di dare più offerta, che ce n'è bisogno, perché da quello che mi risulta le liste d'attesa ci sono nel comune di Atessa, quindi le richieste per utilizzare queste strutture ci sono. Così come, perché non prendiamo in considerazione di fare investimenti che hanno anche un senso dal punto di vista ambientale? Questa amministrazione si distingue, oppure ciò che dice in tutte le occasioni, che è un'amministrazione attenta all'ambiente, e sono favorevole a questo tipo di impostazione. Come mai non decidiamo, e questo sono ormai più di una volta che lo dico, anziché continuare a spendere 20-30 mila euro l'anno per smaltire il percolato della ex discarica Selvuccia, e che con quell'intervento, nonostante le spese del comune, l'inquinamento esiste e perdura, e quindi anziché impegnare 1,5 milioni per fare quel tipo di opere, non facciamo finalmente quell'intervento di bonifica ambientale? Questi sono interventi che non hanno ovviamente un impatto visivo, però se ci teniamo l'ambiente e vogliamo che l'ambiente venga difeso, quello è uno dei interventi più importanti da fare per eliminare una fonte di inquinamento, ripeto, molto importante che ci abbiamo. Queste sono alcune situazioni che diciamo per i massimi argomenti e per i massimi temi. Altro aspetto, la diminuzione della spesa. Io non credo che questi bilanci che ci stiamo approvando nei vari anni ci sia una diminuzione di spesa. L'ha detto l'assessore, stanno aumentando, chiamiamole imposte, entrate dovute a tassa sulla pubblicità, tassa sulle sanzioni. Quindi abbiamo aumenti di questo genere, che sono aumenti importanti, considerevoli. E nello stesso tempo non facciamo comunque, non sono aumentati i servizi, non sono aumentati, sono diminuiti. Alcuni servizi che per voi erano marginali che siano, sono diminuiti. L'assessore Orsini prima ci ha spiegato che ha fatto tante manifestazioni, benissimo, si sono sempre fatte. E si devono continuare a fare, e ben vengano quelle che si sono fatte. Sicuramente si potrebbe fare qualcosa in più del complesso Vittoria, però è una scelta dell'amministrazione, se lo vuole fare lo fa, se non lo vuole fare non lo fa. Poi, ma non c'è bisogno che ci debba venire,
Assessore, lei... Allora, se mi permettete di intervenire. Assessore Orsini non può intervenire, però vorrei sollecitare a concludere la discussione al consigliere Pellegrini, perché sul bilancio siamo al limite. Sul bilancio gli interventi sono raddoppiati. Ma stiamo andando, siamo il tempo, sta passando. Penso che ho parlato 40 no, minuti. Un'ora no, però insomma. Quindi poi se è scaduto il tempo, non è scaduto, però insomma. Quindi sono scelte e considerazioni che credo qualsiasi consigliere comunale debba fare e poter fare tranquillamente, senza problemi, e senza che gli interessati si sentano toccati personalmente o debbano sempre ricorrere all'offesa per cercare di stoppare chi deve parlare, perché non è questo il problema. E come lei, assessore Menna, è libero di dire la sua, il consiglio comunale, anche gli altri sono liberi di dire quello che pensa, le piaccia o non le piaccia. Su queste considerazioni, ovviamente, sono considerazioni che su questo, ripeto, nonostante il cambio totale di ciò che ci è stato detto fino a qualche anno fa, che l'amministrazione aveva scelto di non ricorrere agli indebitamenti, ora lo fa, io ritengo che questa sia una cosa positiva. Ovviamente sulle scelte fatte, come impiegare questo indebitamento, io ho qualche dubbio e qualche perplessità. Ma su questo bilancio viene anche molte cose su cui erano state annunciate e che comunque stiamo ancora all'anno zero, o secondo me siamo tornati anche indietro. Tutta la politica che era stata fatta sugli affidamenti delle varie strutture pubbliche, non siamo arrivati a conclusione di nessuno per quello che ne sono a conoscenza. Gli interventi che erano sempre messi al primo posto sui parcheggi, e quindi l'affidamento, tutto quello, non se ne parla più, non abbiamo più notizia di tutte le cose sbandierate per anni in questo consiglio comunale. Quindi c'è un totale cambio rispetto a quello che si vuole fare. In alcune occasioni si è detto che l'amministrazione, il sindaco, che ad essa per lo sviluppo punta su tre poli importanti. Uno è quello di Piazzano, e anche lì ci affidiamo un contributo regionale. Io credo che su un intervento del genere non esisterà mai un contributo regionale per fare un investimento simile, e quindi lì anche non abbiamo ancora deciso nulla, non si sa. Vediamo una posta messa per il 2020 di 15.000 euro, probabilmente nel 2020 si avvieranno le procedure, credo, per fare un eventuale concorso di idee, ma di sostanza non c'è nulla. Così come su tutti gli altri interventi vengono rimandati quelli effettivamente che potrebbero dare, che io condivido alcuni di quelli, anzi la maggior parte degli interventi che sono contenuti nel piano delle opere pubbliche. Però di fatto, quando poi andiamo nelle scelte che si fanno, ricorriamo a fare quelle opere che evidentemente sono anche servite per accontentare i vari componenti dell'amministrazione, per cercare di dare quel minimo di visibilità a tutti, per tornare sul territorio e quindi dire che si è fatto qualcosa.
Questo sono considerazioni ovviamente, ma credo che sulle impostazioni di questo bilancio, di questo documento così importante, credo che ci sia tutto quello che voi direte che la vostra linea è quella di avere attenzione solo alle manutenzioni, ma noi riteniamo che questa linea di tenere solo alla manutenzione, indebitare l'ente, ingessando il bilancio per anni senza avere un ritorno reale per la città, non credo sia un buon amministrare la cosa pubblica. Altri interventi? Ci sono interventi? Se no... Se non ci sono interventi possiamo... Falcone? No. Allora possiamo andare... Consigliere Cicchi, mi sembra strano che non parlino, però... Va bene. Consigliere Cicchitti. Abbiamo una maggioranza attentista in questo Consiglio Comunale, aspetta sempre che la minoranza possa esprimersi per poi replicare. Si sente, funziona tutto, a proposito, tutto regolare. Si sente, si sente. Ok, beh niente, io onestamente... Seguito con attenzione l'intervento del mio capogruppo sul bilancio, un intervento tecnico-politico, ma che poi ha messo a nudo, l'intervento del consigliere Pellegrini ha messo a nudo, diciamo, la disascrasia, il controsenso di questa amministrazione che dice una cosa e poi in realtà fa tutt'altro. Questa sera abbiamo un clima del tutto particolare, a prescindere dalla questione che sta assillando non solo il nostro paese, ma io dico unico, clima unico, perché come già è stato detto, ci troviamo ad approvare il bilancio a distanza di mesi rispetto al triennale delle opere pubbliche e rispetto quindi al documento unico di programmazione. E se vogliamo andare a sottolineare certi aspetti, ci sono comunque delle parti che non coincidono in maniera tra i vari documenti, ma sono piccolezze che il tempo è sono conseguente anche al tempo che è maturato per appunto venire in aula il bilancio. Ma io credo che tutto questo sia anche il risultato di un momento anche particolarmente non facile della maggioranza, una specie di rimbalzo di deleghe. Ci sono dei giudizi negativi non solo da parte nostra deliberatessa, dagli altri due gruppi che siedono nei banchi di minoranza, ma vengono anche fuori dall'esterno, come io credo sia importante il documento di giudizio che ha espresso un'associazione importante come l'AMPI. Se a voi vi viene da ridere, a me non mi fa ridere, anzi il vostro sorridere, assessore, presidente, per cortesia, un po' di educazione da parte soprattutto degli assessori, presidente. Assessori, ci vuole un'educazione. Deve parlare con, sta parlando il consigliere. Per favore. Non sto
Ma perché scattate come le mole? Sta parlando il consigliere. Scattate come le mole, siete così nervosi, sindaco. Ma non gli dà una gamba. Ma lei non fa niente per tenere le gambe, questi assessori. Ma te la sei presa? Ma la testa stiamo scherzando. State a prendere. Stiamo scherzando. State raccogliendo provocazioni. Ma gli tocchi. Prego, consigliere Cicchitti. Ah, parliamo al microfono, qua che si sente. Oh, se vi siete calmati, io riprendo mio intervento. Non devi toccare certe cose. Cosa ho toccato? Il nervo scoperto. Allora, stavo dicendo, giudizi negativi che vengono anche dall'esterno, come appunto un'associazione importante come l'ANPI, ma in questi giorni è andato in giro anche un volantino. Onestamente io non ci capisco più niente cosa succede nella mia area politica di appartenenza, figurati se riesco a capire quello che succede nella vostra area politica di appartenenza. Un volantino che non so se è di articolo 1, rifondazione, libero uguale, non lo so, se è del PD, non lo so, comunque che contesta. Ecco, mi fa piacere che sorridete, adesso sì, prima no. Ma questo secondo me rientra nell'intervento del bilancio, perché è un preambolo ad un discorso appunto più complessivo. Voi, ecco, qualcosa l'ha detto anche Pellegrini, io entro forse più nello specifico, siete lamentati, è 3 anni, è il terzo bilancio che fate. No, come no? Secondo. Beh, scusate, 18, 19 e 20. Come va bene? Va male, assessore, lei è l'assessore a bilancio, lei ha fatto 3 bilanci, assessore, lei fa il segno col 2. Assessore, scusa, questo è il terzo bilancio che fate, questo è il terzo bilancio che fate. Andiamo avanti. Lo state per approvare, ma l'avete elaborato, e specialmente l'assessore al bilancio. È l'assessore che ha portato avanti le scelte con l'esecutivo e la sua maggioranza all'interno del bilancio. Quindi è il terzo bilancio, è il terzo bilancio che fate. E le vostre lamentele sono che non ci sono soldi, che abbiamo lasciato i debiti e via dicendo. Non è vero questo. Il fatto che finalmente vi siete decisi di affrontare qualche mutuo, secondo me, al di là delle scelte, adesso non entro nelle scelte perché non le condivido, perché io credo che sia più importante guardare alla sicurezza delle strutture scolastiche dal punto di vista sismico che non le pavimentazioni, la manutenzione straordinaria degli spazi e delle aree verdi, eccetera, che pure sono importanti. Anche perché all'interno ho gli stessi marciapiedi, perché all'interno di edifici scolastici ci sono centinaia di utenti minori, tra l'altro. Detto questo, anche nel vostro dire, questi debiti, perlomeno così ho capito, si trattava delle rate di mutui che comunque il comune deve assicurare, ma le rate di mutuo sono una rotazione nelle amministrazioni. Tanto è vero che noi, quando ci siamo insediati, abbiamo ereditato una ricontrattazione di mutui, di tutti i mutui del comune, di qualche anno prima. Io dico che bene hanno fatto gli amministratori dell'epoca a ricontrattare i mutui, perché hanno liberato risorse per contrarre altri mutui, e hanno contratto altri mutui nel liberare le risorse. Quindi io credo che non abbia poi cosa devo aggiungere. Sicuramente pure noi rischiamo di aver lasciato qualcosa, ma noi nei primi 3 anni di amministrazione abbiamo dovuto far fronte a circa 1,5 milioni di euro di sentenze che abbiamo dovuto onorare. Nei nostri 10 anni
In modo particolare nel 2012, nelle invernate del 2012 e 2017, abbiamo subito nevicate straordinarie tutti gli anni, ma in modo particolare in questi due anni, dove abbiamo affrontato dalle 100 alle 160 mila euro per far fronte alle evenienze appunto delle nevicate. Ecco, io credo in questo intervento vorrei cercare di capire anche per me stesso le scelte di questa amministrazione, dove io onestamente non vedo molte idee chiare. Ecco, spero che si avveri che il prossimo anno ci sia assunzione di personale, perché oramai siamo all'osso. Spero che sia anche che si faccia un'assunzione di personale negli uffici dove è realmente, anche se mancano ovunque, degli uffici realmente dove mancano unità di personale. Ma anche qua io non vedo idee chiare, perché al vostro insediamento avete smembrato il secondo settore dissipando i vari servizi e praticamente avete anche al secondo, nonostante i servizi affidati al secondo settore non fossero quelli che aveva una volta, molto ridotti, gli avete assegnato anche un collaboratore per due giorni alla settimana. Ma non mi sembra che quella figura svolga funzioni e responsabilità da secondo settore, anzi ne svolge tutt'altro. E quindi è arrivato, credo, il momento anche di chiarire questo aspetto. Non stiamoci a prendere in giro, non guardate con sguardi fuori dal posto, perché non siamo assenti, siamo presenti e sappiamo cosa avviene all'interno delle quattro mura. Poi qualcuno ha toccato il tasto delle tariffe degli asili nido, eccetera. Io non lo condivido gli aumenti. Ma come si fa a dire nella delibera successiva all'aumento delle tariffe, nella delibera delle tariffe a domanda individuale, pubbliche a domanda individuale, che non si aumentano i servizi, quando specialmente con gli asili nidi rispetto all'anno precedente si passa da 150.000 a 205.000 euro di entrate? E il risultato e non è neanche completo, è parziale, perché è andato a considerare gli ultimi quattro mesi di quest'anno, perché a settembre del prossimo anno scatteranno gli aumenti. E come fate ad affermare in delibera una cosa di questo genere? Abbiamo lasciato quasi terminato la sala, ecco, mi rivolgo all'assessore della cultura che si è di adoperarsi maggiormente. Avevamo lasciato quasi ultimato la sala polivalente di Montemarconi. Siamo a tre anni e ancora si taglia il nastro della sala polivalente a Montemarconi. Siamo a tre anni dove eravamo riusciti a riavere l'area e ridare l'area dell'ex gru di Piazzano, e non ancora vediamo niente di concreto. Si vuole adesso fare qualche concorso di idee, è stato detto e diciamo messo in atto, ma dopo tre anni maturiamo un'idea di questo genere quando noi lo stavamo dicendo ormai da oltre tre anni una cosa del genere. Poi ecco, ripeto, non rientro nel particolare del appunto di come andiamo ad impegnare le risorse che andrete a contrarre come mutui, già lo abbiamo detto, il discorso degli accertamenti, ma anche sotto qualche altro aspetto, qualche servizio in questi anni li avete tolti.
avete fatto scappare manifestazioni importanti come Only Color a Lanciano. Adesso abbiamo chiuso anche il convento di San Pasquale. Ci direte che voi non c'entrate niente. Ci direte che voi non c'entrate niente. E non è colpa vostra. Ma almeno quel minimo di investimento, che non sono tutte risorse comunali, e non sono state tutte risorse comunali, quel minimo di investimento lo potevate anche contrattare per una permanenza. No, avete fatto quegli interventi senza minimamente porre il problema di questa difficoltà che avevano questi frati Dendes per la loro permanenza. Io mi sono imposto, però arrivato a questo punto non serve fare la persona educata in questo consiglio comunale. Mi sono imposto che quando parlano gli altri o parlate voi, di non intervenire più. Voi mi fate un sottofondo veramente, è vero che è finito Sanremo e qualcuno ha ancora forse voglia di sentire qualche canzone, qualche ritornello, il coro di sostegno ai cantanti, però insomma è questione anche di educazione intervenire e parlare, dire la propria fuori microfono, senza che, lo so che dopo questo mio intervento direte la voce, io lo accetterò serenamente, senza problemi. Riteniamo che questo sia un bilancio che non apre prospettive per il nostro comune. Ci sono tanti altri aspetti che tireremo fuori nei prossimi mesi. Comunque sia, credo che il nostro giudizio, ormai l'avete capito, è negativo, e quindi sicuramente non daremo il nostro voto a questo, positivo a questo bilancio. Il mio augurio è che possiate innanzitutto almeno realizzare quanto vi prefissate per quanto riguarda la programmazione di quest'anno, e che buona parte di quello che avete preventivato possa essere di realizzazione, anche se onestamente ho i miei dubbi, e onestamente soprattutto sugli accertamenti non so cosa succederà, come andrà a finire, se gli accertamenti previsti non troveranno risposta così come vi auspicate. Grazie, cercherò di non intervenire alle repliche, proprio perché io credo che sia un discorso di educazione. Allora, ci sono interventi. Chi li ha in questo? Facciamo parlare. La parola al sindaco, interviene lui. Il microfono dove sta? Non può parlare il cerezzo, su. Allora, cerchiamo di andare un po' per ordine. Questo bilancio è un bilancio che esattamente è l'espressione del documento unico di programmazione del DUP e del piano triennale delle opere pubbliche, conseguenziale e conseguente a quelle scelte e a quell'impostazione. Quindi è stato illustrato qual è la visione, ovviamente si può condividere, si può non condividere, ma è alla luce di quella visione che vengono impostate le previsioni per il 2020. Cominciamo dal recupero dell'evasione. Qui si tratta appunto di accertamenti di alcune imposte, come quella dell'IMU che in gran parte va anche allo Stato, ma come quella della Tari che pagano i contribuenti, i cittadini atessani per intero. Questo raddoppio comporta anche un aumento dei fondi, del fondo crediti di dubbia esigibilità. Questo forse è stato dimenticato, perché il fondo debiti di dubbia esigibilità viene incrementato adeguatamente da 500.000 a 800.000, quindi una parte
va a coprire i fondi di dubbia esigibilità. È stato detto già dall'assessore del perché, della ratio di questo provvedimento, che certamente non andrà ad ingolfare gli uffici, perché è prevista, poi dirò su questo, una riorganizzazione degli uffici nei tempi dati, non in base alla nostra impostazione, ma ai tempi dati appunto dalle situazioni contrattuali, pensionistiche e di sviluppo delle attività e del lavoro dei dipendenti. L'obiettivo del raddoppio degli accertamenti è quello di ridurre il tempo che intercorre tra la notifica e l'avviso di accertamento e l'anno di riferimento dell'imposta. Ecco perché cominciamo a verificare 2 anni per volta. Perché? Questo ha effetti positivi per l'ente, ha effetti positivi anche per il contribuente in buona fede, per il contribuente onesto, perché la difesa sì che esplicita di tutti i contribuenti attribuire tutta la crisi non è esattamente così, perché non tutti i contribuenti sono in buona fede, non tutti i contribuenti rispettano gli altri contribuenti che pagano anche per loro, ci sono anche contribuenti che hanno accumulato nel corso degli anni notevoli e pesanti morosità, notevoli e pesanti morosità, e ci sono anche contribuenti che da anni non pagano e scaricano ad esempio il costo della Tari, che si paga per intero, su altri contribuenti che pagano. Altri hanno avuto anche tempo di fare vari maneggi, fallire, vendere, riacquistare con altri soggetti con la stessa proprietà, operazioni magari legittime, ma che di fatto si chiamano evasione, elusione. D'altra parte voi stessi, nei vostri dubbi, ricordo il precedente amministratore, avete messo che un vostro obiettivo era quello di recuperare l'evasione, l'avete sempre detto anche voi nel dubbio. Solo che a quella impostazione non avete mai fatto seguire azioni conseguenti, pratiche virtuose che portassero almeno in parte a recuperare sui quei crediti. Gli effetti positivi per l'ente sono quelli di evitare la decadenza e sempre la rincorsa, perché stiamo parlando di contributi che devono essere pagati 5 anni fa, 4 anni fa, quindi risalgono anni e anni addietro, e spesso l'ente all'ultimo momento rincorre per arrivare alla scadenza del 31/12, non fa scattare la prescrizione dei 5 anni che porterebbe a perdere completamente, quindi anche un modo più sereno e più disteso degli uffici di lavorare, incrementare le riscossioni, perché non è vero, queste sono impressioni soggettive quelle che sono state espresse, statisticamente dimostrato e è provato che il reddito quando più è fresco, il debito quando più è fresco, la riscossione è agevolata, e così ci sono le statistiche, ci permette di avere un minore anticipo di cassa che ha pesato e pesa pure questo, e una riduzione dei tempi medi nei pagamenti. Anche il contribuente onesto può avere i suoi vantaggi, perché spesso ci sono dei contribuenti che vengono qui in ufficio, andate agli uffici, andate a verificare, che dicono ma dopo 5 anni mi arriva tutta questa roba, perché non l'avevo detto prima, se dovevo pagare perché non me ne siete accorti ora, non me ne siete accorti prima, eccetera eccetera. Quindi ci sono anche queste situazioni. Per quello che riguarda tra l'altro questa materia, vi ricordo che nella legge di bilancio 2020, bilancio nazionale, scompare l'ingiunzione, nasce il nuovo accertamento esecutivo. Dopo 90 giorni, se non si paga e non si ricorre, si deve procedere. Gli accertamenti IMU emessi nel 2019 sono per oltre 762.000 euro, quindi è evidente che se si continua con l'andazzo, si accumula il non pagamento. Voglio solo far presente che per quegli contribuenti, imprenditori o soggetti singoli che sono in difficoltà, abbiamo approvato, in gran parte l'avete anche condivisi voi, sono state una serie di agevolazioni, regolamenti che rateizzano eccetera, ma una cosa è rateizzare, una cosa è tener conto delle difficoltà, un'altra è far finta di niente o chiudere l'occhio di fronte a contribuenti morosi ed evasori o delusori, che ci sono in tutta Italia,
E ci sono quindi percentuali in proporzione anche nel nostro comune. Noi, anche in accordo con le scelte fatte dal governo nazionale, vogliamo cercare di recuperare per tempo queste fazioni, dando tutta la possibilità al contribuente di mettersi in regola con massima comprensione, massima disponibilità. Ma siccome le tasse le paghiamo tutti, o lo dovremmo pagare tutti, avere questi accumuli di evasione penso che non siano tollerati. Era anche un vostro obiettivo, non l'avete raggiunto. Per quanto riguarda gli asili nido, poi magari su questo interverrà più approfonditamente l'assessore, c'è un adeguamento delle tariffe dovuto al bonus istituito nel 2018 e incrementato nel 2019, reso strutturale, questo non è più temporaneo e provvisorio, ma è reso strutturale dalla legge nazionale del bilancio 2020. C'è una novità nel bilancio nazionale, ci si aggiorna, ci si adegua, e quindi noi adeguiamo il bonus per consentire al cittadino di accedere al massimo bonus, alla cifra massima di bonus spettante al cittadino in base alla fascia ISEE di proprio riferimento, senza lasciare il peso al comune di dover pagare una parte del bonus che rimborsa lo Stato, perché lo dovrebbe mettere il comune quando lo Stato rimborsa quella cifra. Tra l'altro, per questi servizi a domanda individuale, quando dite che sono stati ridotti i servizi, vi riferite sempre al mattatoio, ma avete qualche timore a pronunciare il soggetto, che abbiamo spiegato e rispiegato e non ci torno, non è una riduzione dei servizi, è togliere sulle spalle del contribuente il peso di un servizio a domanda individuale che serviva solo un numero limitato di contribuenti e di cittadini. I servizi a domanda individuale, come sapete, sono quelli per cui comunque è previsto dalla legge che il cittadino contribuisca, e in base ai rilievi della Corte dei Conti noi ci siamo, perché ci ha fatto presente che appunto dovevamo rispettare le percentuali che devono essere comunque pagate al cittadino. Il cittadino contribuisce al pagamento di quei servizi, sono servizi sì sociali, ma non servizi sociali gratuiti a totale carico della collettività, del comune o della provincia. Sono servizi a domanda individuale, difatti si chiamano a domanda individuale perché in base alla richiesta che fa il cittadino, che per legge è tenuto a mettere un suo contributo, a pagare una parte del servizio. Nonostante questo, noi ci siamo attenuti ai rilievi che ci ha fatto anche la Corte dei Conti, e grosso modo dovrebbe essere 50-50 eccetera, quello che paga il cittadino e quello che paga il comune. Noi ci siamo attestati attorno al 42% di copertura da parte del cittadino, e il resto, il 64 ce lo mette il comune. Quindi diciamo è un bel contributo. Se poi volete, quando poi spiegheremo anche quali sono tutti i contributi che mette il comune per pagare questi servizi. Quello più oneroso, come sappiamo, è il trasporto scolastico, ma non solo. Ma detto questo, che cosa volete fare? Vogliamo fare delle cose ben precise, perché quello che è importante sono anche le spese correnti. Allora, che cosa stiamo facendo? Qual è la nostra visione? Quella che abbiamo annunciato nel DUP, nel documento unico di programmazione. Continua il processo di revisione della spesa, di varie piccole spese. Esempio, e qui entra il discorso del personale, stiamo sotto al tetto massimo per quello che riguarda la spesa del personale, perché abbiamo eliminato le dirigenze. Quindi quando si dice gli uffici, secondo settore eccetera, noi stiamo ristrutturando la macrostruttura in connessione del pensionamento del dirigente, che vi comunico che ha svolto un ottimo lavoro per il comune da anni eccetera eccetera, ma il dirigente ai primi di aprile va in pensione. Quindi non avendo più il dirigente non abbiamo nessuna intenzione di rinnovare la dirigenza, perché la riorganizzazione sarà basata sulle PO, sulle posizioni organizzative. Ogni settore avrà all'inizio dell'anno l'affidamento e la responsabilità, alla fine dell'anno faremo il bilancio, faremo la verifica degli obiettivi che sono stati dati al singolo settore. È prevista un'assunzione in una cifra complessiva diminuita di spese del personale, sono previste 5 assunzioni con bando pubblico, con concorso, che saranno appunto distribuiti nei vari uffici secondo le necessità
e secondo il fabbisogno dei singoli uffici. Quindi stiamo pensando anche alla riorganizzazione della macrostruttura, al funzionamento degli uffici. Queste cifre che sono state liberate servono anche in parte per sostenere i mutui. Le manutenzioni, ve le scordate, voi lo considerate come così, una cosuccia. Di manutenzione l'abbiamo detto, e manteniamo quello che abbiamo detto, è la manutenzione del territorio, la messa in sicurezza del territorio. Quando il consigliere Cicchitti ci ricorda le scuole, gliel'abbiamo spiegato ma fanno finta di non aver capito, ci siamo occupati anche delle scuole, siamo riusciti ad ottenere il finanziamento per il secondo lotto della ciampa, della scuola più grossa che sta in Atessa, di cui voi avete ottenuto la prima tranche. Voi avete ottenuto la prima tranche della messa in sicurezza, noi la seconda. La differenza tra noi e voi è che voi avete messo anche un contributo del comune, noi abbiamo ottenuto un investimento a fondo perduto. Quindi voglio dire, non è che siamo qua, ci abbiamo lavorato, ci stiamo pensando alla scuola. Voglio dire, non è che si può dire che non ci stiamo pensando alla scuola, stiamo pensando solamente ai vicoli, che pure sono importanti. Ci sono manutenzioni, che questo è il punto. Già tra il 2019, tra il 2020 e il 2019 sono aumentate di oltre il 17%, e da quando questa amministrazione si è insediata, sono 2 anni e mezzo, l'incremento medio in questi 2 anni e mezzo è stato del 40%. Abbiamo aumentato, ecco dove abbiamo allocato le risorse, perché è una scelta, per noi è una scelta strategica, perché tante piccole opere fanno anche una grande opera, ma poi dirò su come vengono usati questi soldi. Gli investimenti ci sono, non sono solo finanziamenti a fondo perduto, ma vi ricordo che i finanziamenti a fondo perduto sono stati 3 milioni nel 2018-2019, 3 milioni, quindi quando dobbiamo fare, non risponde a queste polemiche il commissario, queste cose, le lascio a voi, al vostro livello di polemica elettorale, perché vi potrei dire parecchie cose a questo riguardo, ma non mi risulta che in 2 anni 3 milioni a fondo perduto siano così facili da trovare sotto il pero. Naturalmente ci proponiamo anche nel 2020 di intercettare, ci proveremo, altri finanziamenti per parecchi milioni. Sono previsti investimenti attraverso investimenti e non spesa corrente, attraverso mutui per quasi 1,5 milioni, 1,480. L'indebitamento, questo è il punto, adesso parliamo poi di mutui. L'indebitamento negli ultimi 3 anni è sceso. Ed è sceso grazie all'estinzione del mutuo. Ma si dice, avete avuto l'entrata della Sangro Servizi, una parte notevole dell'entrata della Sangro Servizi l'abbiamo destinata ad estinguere l'ultima tranche del mutuo di 205.000 euro che voi avevate acceso per il complesso Vittoria. Abbiamo rinegoziato, questo è un altro aspetto, abbiamo rinegoziato 12 mutui del Ministero Economia e Finanza, è rimasta la medesima scadenza ed è stato ridotto l'interesse dal 4% all'1,5%. Però qui, visto che si fanno sempre questi riferimenti, ma non si portano mai cifre a supporto, beh, ci sono stati, se facciamo anche dei confronti, ma dei confronti sono importanti non per fare nessuna polemica, per vedere che cosa è successo. L'anno 2014 è fondamentale perché è l'anno in cui vengono applicati nuovi criteri contrattuali, entra in pratica in modo stringente in vigore il vincolo di indebitamento, conseguenza dell'Europa, delle scelte nazionali, del pareggio di bilancio messo nella Costituzione e così via. Dal 2014, questo è il punto, una delle differenze sui mutui, si fanno i mutui, siamo contenti, ma non tutti i mutui sono uguali. E non tutti i mutui hanno lo stesso costo e non tutti i mutui hanno la stessa destinazione. Dal 2014 al 2015 ci sono stati massicce rinegoziazioni di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Noi abbiamo rinegoziato, ho detto, 12 mutui col MEF, voi avete rinegoziato 90 mutui per complessivi 12 milioni e oltre, allungandone la scadenza. È vero che si liberano risorse nell'immediato, ma si ingessa per il futuro, perché questi mutui, lo sapete che avete rinegoziato voi a quale annualità l'avete portato?
anche quando alle altre opposizioni che, come dire, poi vogliono fare fronte comune, ma è bene che lo sappiano, al 2044 questo comune è indebitato fino al 2044 grazie a queste grandi operazioni contabili che sono state fatte in passato. Nell'anno 2016, con le entrate straordinarie della farmacia, adesso non voglio rientrare, poi parleremo in altra sede della farmacia, dell'utilità eccetera, della vendita, della brillante operazione eccetera, che comunque ha portato alla vendita di un gioiello di famiglia, e vi ricordo che su questo aspetto, visto che vuol parlare, volete parlare anche di politica, su questo aspetto la vostra maggioranza si è profondamente divisa, pezzi consistenti della vostra maggioranza, tra cui il capogruppo dell'epoca, Liberatessa, è passato sui banchi centrali staccandosi dalla maggioranza, e altri assessori che facevano parte della vostra maggioranza sono usciti dalla vostra maggioranza, e la farmacia è stato uno dei punti dirimenti di quella frattura che si è determinata all'interno della vostra coalizione, della vostra maggioranza. Se vogliamo parlare di politica, ve lo potevo risparmiare, ma visto che andate appresso all'Ampi, sarete tra i nomi tesserati dell'Ampi, forse qualche reminiscenza e qualche ricordo va pure rinverdito in questa sala questa sera. Nel 2016, con le entrate della farmacia, c'è stata l'estinzione anticipata di un mutuo di Palazzo Vittoria. Dobbiamo ricordare che il mutuo Palazzo Vittoria, fatto con la Biper, la banca Biper, era di 2.700.000 euro, accese nel 2010, e sono stati estinti, tra l'altro molto oneroso questo mutuo, per 1.100.000. Nel 2016, però, dopo l'estinzione di quel mutuo, sono stati contratti altri mutui per 336.000 euro. Nel 2017 è stata estinta parte del mutuo della Biber per 850.000 euro, con i fondi della Sangro Servizio, e contratti mutui per altre 750.000 euro per i cosiddetti asfalti preelettorali. Non gli asfalti li stiamo facendo indipendentemente dalle elezioni. Nel 2018 che cosa è successo con la nostra amministrazione? Sono stati estinti definitivamente i mutui della Biber, non eravamo tenuti a farlo, perché quando si fanno queste entrate straordinarie basta lasciare il 10%, noi abbiamo lasciato il 24% di quella entrata straordinaria per riparare appunto questi mutui. Zero mutui abbiamo fatto nel 2018, cioè avete criticato, non fate investimenti. Perché? Perché abbiamo dovuto creare spazio per l'indebitamento, visto che quando siamo entrati, in conseguenza di queste vostre brillanti operazioni che non richiedevano né il commissario né un grande manager, ma bastava un'agenzia immobiliare qualsiasi per fare queste operazioni di pagamento, rinegoziazione e accensione di nuovi mutui, abbiamo trovato una situazione ingessata non solo per l'anticipo di cassa di 2.500.000, ma proprio per questa situazione di indebitamento di mutui. Avete voluto ricordare, io non c'ero, non voglio fare nessuna polemica retrospettiva né mi interessa, avrete pagato pure quelle spese per le cause, ma vi siete trovati, cari amministratori della deliberatessa, vi siete trovati oltre 2.002.000 nelle casse dei finanziamenti del contratto di quartiere che la giunta precedente alla vostra aveva ottenuto e che voi avete solamente rimodulato. Noi non abbiamo trovato niente in cassa, abbiamo trovato solo anticipazioni di cassa, non abbiamo trovato fondi che potevamo rimodulare o comunque impiegare sulle scelte da voi fatte. Queste dimenticanze, se fate una ricostruzione e sempre ci volete riportare voi al passato per contrapporre la nostra presunta incapacità alla vostra brillante gestione in amministrazione, dovete ricordare l'insieme delle cose. E quindi nel 2019, dicevo, abbiamo noi invece rinegoziato questi mutui col MEF, questo ci permette appunto, abbiamo fatto un solo mutuo a tasso zero per un impianto sportivo lì a Fonte Cicero. E proprio grazie a questa azione precedente, dove ci dicevate che non abbiamo visione, non facevamo niente, stavamo di qua, di là, eccetera, tutto il male possibile, grazie a questo oggi nel 2020 abbiamo liberato spazi di indebitamento che sono finanziati non con la vendita di gioielli di famiglia o di patrimonio pubblico,
ma sono finanziati con risparmi derivanti dalla spesa corrente, che deriva appunto da tagliare alcune spese nei singoli capitoli di bilancio e che deriva appunto dal risparmio anche del personale, avendo, diciamo, tolta la figura del dirigente, che per quanto bravo aveva tuttavia un costo e pesava molto sulle casse comunali. Quindi l'abbiamo fatto e lo finanziamo con risparmi della spesa corrente. Quindi mi sembra questa una differenza molto molto importante. Non voglio entrare adesso nella polemica sulle spese e delle entrate straordinarie, ricordo solo en passant, poi se volete entreremo in molti particolari, che voi durante la vostra gestione avete beneficiato complessivamente, non in media come noi, cioè di 8 milioni e 700 mila euro. Se volete vi faccio l'elenco, ho qui le tabelle e le slide, quindi insomma, se fanno le interviste si possono dare i numeri all'otto, i numeri da bar, ma se li venite a confrontare e a confrontare sui dati reali, i dati reali sono altri di quelli che andate raccontando in interviste televisive. Ma non voglio qui adesso polemizzare, voglio entrare sui mutui, perché voi siete contenti, ma qui noi abbiamo dovuto creare, come ho detto, spazi economici per fare questi piccoli e nuovi mutui, per fare quello che è nella nostra visione, nel nostro programma, in quello che abbiamo messo nel piano triennale. Tra l'altro questi mutui entreranno in ammortamento dal 2021, saranno pagati, questo è il punto, non è che tutti i mutui e il modo di finanziare i mutui sono uguali, è diverso, saranno pagate con operazioni completamente diverse, che ha portato ad un abbassamento selettivo, delle spese correnti, che non hanno riflessi sulla vita e i servizi dei cittadini, in quanto sono connessi ad una riduzione della spesa del personale, col pensionamento del dirigente che non verrà sostituito come dirigente, alla razionalizzazione di altre spese correnti che non influiscono sui servizi ai cittadini, perché non mi dite che chiudendo il mattatoio che costava 60.000 euro all'anno e portava 11.000 nelle casse comunali abbiamo diminuito dei servizi al cittadino, perché questo non so a chi l'andate a raccontare, abbiamo alleggerito la spesa su mutui pregressi, appunto togliendo completamente la quota di 2005 del mutuo acceso per il complesso Vittoria e così via. Però, visto che qui ci si impartiscono continue lezioni, ne potrei dire diverse, ma le diremo in un altro momento per non appesantire la discussione, beh, insomma, che cosa avete fatto voi a proposito dell'elenco di che cosa ci facciamo con questi mutui che abbiamo detto servono per fare opere di manutenzione, questa del territorio, di manutenzione straordinaria e così via? Beh, insomma, se prendiamo quello che avete fatto ad esempio con la vendita della farmacia, uno dei gioielli del bene irripetibile che una volta venduto è quello, e noi non possiamo beneficiare di questi beni che tratta appetibile e redditizio, qui ho un elenco di grandi opere strategiche che avete realizzato con la vendita e il baratto della farmacia comunale. Me ne leggo solo alcuni: restauro 4 portoncine auditorium, realizzazione griglia raccolta acque piovane, staffe di sostegno sipario auditorium, materiale occorrente e funzionalità auditorium, sistemazioni scarichi acque piovane e bianche, fornitura di cancello, acquisto di locali di servizio per l'auditorium, questo è addirittura 50.000 euro, realizzazione di alcuni marciapiedi e asfalti realizzati anche per la vendita della prima quota della Sangolo Servizio, eccetera, eccetera. Allora, voglio dire che questi sono i finanziamenti derivati dalla vendita dei beni di famiglia. Quindi che adesso voi ci vogliate fare, capisco che non siete d'accordo, la vedete in un altro modo, questo è perfettamente legittimo, nessuno vuol contestare la vostra visione, l'avete fatta, avete avuto 10 anni per amministrare, avete beneficiato di queste entrate straordinarie e irripetibili, poi se volete entrare in tutti i dettagli, ma adesso ve li risparmio,
legittimo, avete fatto le vostre scelte, noi stiamo facendo le nostre. Non c'è niente da rimediarsi, però diamo i dati reali, confrontiamoci con la realtà, vi può non piacere, ma la nostra è una visione chiara, precisa, netta, che oggi è ancora più chiara e netta proprio perché siamo dovuti uscire dalle secche del passato. Questo è il punto, e la visione emerge in tutta la sua chiarezza, dal TUP al piano triennale delle opere pubbliche e da questo bilancio che è conseguenziale e conseguente a quelle scelte. Grazie. Oh, grazie Sindaco. Altri interventi? Capogruppo Farina. Grazie Presidente. Allora intanto voglio ribadire il fatto che l'approvazione del bilancio rappresenta un momento importante per il Consiglio Comunale e per l'amministrazione comunale, per cui valga la pena confrontarsi e discutere. Ovviamente sulla base del bilancio comunale dobbiamo considerare anche da dove partiamo e quindi mettere a conoscenza anche del Consiglio Comunale lo scenario nazionale e internazionale, su cui ha detto qualcosa anche il Vice Sindaco, e sicuramente lo scenario nazionale si riflette pesantemente sull'attività quotidiana della nostra economia e quindi anche sulle scelte che noi andremo a prendere come amministrazione comunale. Noi siamo un comune che si trova in un territorio ad una vocazione prevalentemente industriale e questo ci pone degli interrogativi e delle risposte. Uno tra i tanti è il problema della tutela ambientale, su cui andremo a discutere fra qualche punto. Poi abbiamo la mobilità, lo sviluppo sostenibile e tanti altri temi e aspetti ai quali dobbiamo dare delle risposte con le nostre limitate risorse. I conti, come spiegava anche il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio, tornano e devono tornare per forza. Crediamo di aver fornito delle risposte importanti ai cittadini in termini di servizi, di investimenti e soprattutto di equità. La manovra che andiamo ad approvare della nostra amministrazione tiene conto di questo contesto generale e quindi tiene conto anche dei diversi paletti che ci sono, però punta comunque a sostenere l'economia e le famiglie tessane in un momento di difficile congiuntura oggettiva. Per quanto riguarda alcuni temi, è stato detto e ridetto, ma ne voglio soffermare anch'io, per esempio sul cavallo di battaglia della nostra amministrazione, cioè sulle manutenzioni, un settore importante per noi, su cui abbiamo investito tanto. Abbiamo promesso tanto in campagna elettorale, abbiamo investito e realizzato tanto in questi anni di amministrazione. Lo diceva il Sindaco poco fa, rispetto al 2019 abbiamo un incremento del 17%, rispetto al triennio di questa amministrazione un incremento del 40%. A livello di numeri significa che nel 2017 avevamo 400.000 euro, nel 2020 siamo arrivati a 700.000 euro per quanto riguarda il settore delle manutenzioni. Per quanto riguarda le tasse, al momento IMU e Tari, IRPEF, l'addizionale IRPEF, la TOSA, la tassa sulle pubbliche affissioni, rimane tutto invariato. Riusciamo ad approvare questo bilancio senza alterare le tasse per i nostri cittadini. Addirittura abbiamo, per quanto riguarda la TOSAP, abbiamo un aumento di entrate di circa 40.000 euro rispetto al 2019. Per quanto riguarda il sociale, nel 2020 andiamo ad investire 1,5 milioni di euro, una cifra per lo Stato sociale, una cifra
che ben rappresenta la scelta politica di questa amministrazione, che nonostante i tetti imposti dalla spesa, i tagli che ci sono dai diversi ministeri, dalla regione, dallo Stato, l'amministrazione continua a puntare sull'offerta dei servizi educativi e sociali come un fattore chiave per lo sviluppo e il benessere del territorio. Noi riteniamo che l'attenzione a queste problematiche sia caratterizzante per questa amministrazione e proprio per questo motivo abbiamo voluto anche per il bilancio 2020 puntarci e investirci, anche sapendo di fare notevoli sacrifici. Per quanto riguarda gli interventi che mi hanno preceduto, sono state dette diverse cose. Allora, per quanto riguarda gli accertamenti, io ritengo che nel rispetto di chi paga, chi non paga deve pagare, o quantomeno sicuramente l'amministrazione deve fare in modo che chi non paga deve pagare. Questo lo facciamo attraverso gli accertamenti, ma anche dando una possibilità in più al cittadino, al contribuente che non paga, per esempio attraverso le rateizzazioni su quale abbiamo discusso tempo fa. Gli asili nido. Ma allora, Liberatessa nel 2007 ha inaugurato il secondo asilo nido che abbiamo sul territorio comunale, cioè quello di San Luca. Quindi sicuramente non è Liberatessa che in questi, soprattutto nei 10 anni di amministrazione, ha puntato alla realizzazione e valorizzazione degli asili nido, sono stati altri. Poi ovviamente loro hanno tagliato il nastro perché c'è stato proprio il passaggio di amministrazione, però sono stati altri che hanno realizzato e hanno puntato alla realizzazione degli asili nido e ultimamente anche all'aumento da 70 a 80 posti per quanto riguarda questa amministrazione. I servizi a domanda individuale o comunque i servizi alla collettività non sono stati aumentati, è vero, ma consideriamo anche che i servizi che l'amministrazione comunale offre oggi alla cittadinanza sono l'asilo nido, il centro anziani, la mensa scolastica, il trasporto scolastico, il segretariato sociale. Poi in questi anni di amministrazione siamo riusciti a riportare alcuni uffici nella nostra città, come la SASI, l'ufficiale giudiziario, la SEAE. Abbiamo dato la possibilità al cittadino di usufruire di altri servizi. Niente, da questo bilancio non c'è, è stato detto che non c'è valorizzazione del territorio. Beh, in base al piano triennale delle opere pubbliche soprattutto e anche per quanto riguarda il sociale e le manutenzioni, se il miglioramento della qualità della vita del cittadino non rappresenta anche la valorizzazione del territorio, scusate, ma su questo io non sono d'accordo, perché noi puntiamo al miglioramento della qualità della vita del cittadino, che si fa attraverso le piccole opere importanti, ma se poi andiamo a vedere il piano triennale non sono poi così piccole, perché parliamo comunque di milioni di euro, però insieme ad esse vengono affiancate grandi opere qualcuna che stiamo realizzando con finanziamenti regionali, altri speriamo che saranno finanziati e quindi saranno realizzati nei prossimi anni. E Cicchitti, è vero che, e prima lo diceva il sindaco, è vero che nei primi anni avete avuto delle spese extra riguardo ad alcune sentenze che ci sono state, a parte il fatto che le sentenze arrivano quando devono arrivare, poi tocca al sindaco di turno risolvere il problema, quindi poteva capitare anche a un altro sindaco, però nello stesso tempo avete avuto anche delle entrate extra, perché se la passata amministrazione vi ha lasciato quelle spese extra dovete anche riconoscere che vi ha dato la possibilità di avere delle entrate extra attraverso le sangroservizi e la farmacia comunale, come è stato ricordato. Poi per voi non parliamo della terna, per i soldi terna. Quindi avete avuto anche delle entrate importanti extra. Ovviamente il gruppo accoglie favorevolmente il bilancio che andremo ad approvare, però poi in dichiarazione di voto riprendo la parola. Allora, posso...
possiamo passare alle dichiarazioni di voto? Consigliere Fioriti. Grazie. Grazie Presidente, ma no, ho provato, visto che i tempi si stavano allungando, la fame incalza e ho provato, ma mi avete preso in casta. Prego. No, più. No. mi meravigliano alcune cose, perché obiettivamente è la prima volta che, trattando il bilancio, anche i colleghi, gli altri colleghi della minoranza non hanno usato dei toni assai alti come è successo in altre occasioni, anzi devo dire che comunque si è posto l'accento su alcune situazioni che possono essere condivisibili. Da una parte vi è il recupero della evasione, che condividiamo credo sinceramente tutti quanti. Lì c'è un problema che chiaramente credo che non bisogna appesantire tanto, non bisogna cercare assolutamente il recupero a tutti i costi laddove non è possibile, ma cercare di usare granus salis affinché si possa recuperare il più possibile con dei sistemi che permettono a tutti di pagare, così come è stato detto prima. Il messaggio comunque che io recepisco personalmente, al di là di tutto quello che è successo negli anni passati, è che obiettivamente il ricorrere ad un mutuo per delle opere che sinceramente sono necessarie, che sono utili, che sono indispensabili, che però possono essere, potrebbero essere fatti con altri fondi, ricorrere ad un mutuo, ecco, forse è qui la visione che ci discosta, che discosta la posizione del mio gruppo dalla vostra, è che noi con un mutuo consistente avremmo sicuramente realizzato qualche cosa di concreto, di serio, soprattutto tenendo conto delle esigenze reali della città, che partono, ripeto, dal centro storico, arrivano in periferia e hanno bisogno di qualche cosa che ci qualifichi, che faccia arrivare l'agenda dessa, perché è importante. Le manutenzioni sono indispensabili, certo che se non ci fossero andremmo a finire male, ma è ovvio che secondo me vanno ricercati i fondi idonei per cercare di fare tutte le manutenzioni possibili e anche qualche cosa in più, anche perché vedo che c'è del qualcosa stanziato sulla palestra della scuola, e al riguardo secondo me è un'indicazione utile che dovrebbe essere ulteriormente potenziata, perché è quella palestra che va individuata come mezzo palazzetto dello sport e non la faraonica opera che si vuole intraprendere con la città dello sport. Altro problema è quello della sicurezza. Ho visto che comunque sia si mantengono i fondi che sono quelli dell'anno scorso, e che quindi si paga il canone per le telecamere, ma si prevede un minimo acquisto di apparecchi di videosorveglianza, quando occorrerebbe secondo me installare, e forse correggetemi se sbaglio, che potrebbero esserci, occorrerebbero installare degli apparecchi di videosorveglianza moderni nelle strade di entrata ed uscita del territorio, che saranno 4, 5 o 6, che sono al momento fondamentali per individuare coloro i quali adottano delle azioni di depredamento nei confronti delle abitazioni, che per fortuna si stanno riducendo anche grazie al cancan che abbiamo sollevato e all'intervento deciso, massiccio, finalmente, delle forze di polizia, sia carabinieri che polizia di Stato. Quindi la nostra negatività è nel senso che obiettivamente con dei soldi a disposizione avremmo pensato che si potesse creare qualche cosa che restasse per il futuro, che fosse una caratteristica, un'individuazione della vostra amministrazione. È chiaro, come dice il consigliere Farina, che voi avete scelto il passaggio delle piccole cose che fanno alla fine le grandi cose, è una visione diversa
dalla nostra può essere rispettata dal canto, dal, per quel che mi riguarda noi saremmo andati su un qualche cosa di più concreto, di più fattibile, di più reale per il futuro del paese. Grazie consigliere, altri interventi? Consigliere Pellegrini? Però questo passaggio di microfoni con tutti questi misure di sicurezza. Purtroppo. No. Dunque, io prima di tutto una piccola un riferimento che ha fatto il capogruppo Farina su. Spinto. Funziona? Adesso? Dimmi. C'è stato un sabotaggio. Sì, sì, adesso sì. È un piccolo, diciamo una piccola replica a quello che ha detto il consigliere Farina, ma così senza nessuna situazione particolare. Sul discorso degli asili nido è vero che noi nel 2007 abbiamo tagliato il nastro del secondo asilo nido fatto da voi, ma noi negli anni seguenti abbiamo fatto anche un ampliamento all'asilo nido. Quindi non è che non abbiamo fatto. E ad un certo punto ci siamo fermati, e più la messa in sicurezza dell'altro, il finanziamento l'abbiamo preso. Ma a parte questo, che non è questo che mi interessa sottolineare, mi interessa sottolineare solo il fatto che a un determinato punto di qualche anno fa praticamente addirittura non c'era più domanda e che i posti erano liberi. Ecco perché, perché altrimenti c'era anche in previsione ulteriormente di fare un ulteriore ampliamento, ma questo è solo per dire su queste situazioni qua. Alcune cose voglio precisarle in maniera, ripeto, senza polemica, ma vorrei anche che dietro ai numeri che vengono esposti con slide e quindi con numeri appunto che vogliono, che quindi fa sembrare il tutto un qualche cosa di più importante e di più valido rispetto a ciò che si ripete diciamo nelle discussioni che si svolgono, farci passare, almeno a me personalmente, ma credo a tutta la precedente amministrazione e anche attualmente, come quelli che vogliono difendere gli evasori, non ci sto, caro sindaco. Non ci sto per un semplice motivo. Perché lo ripeto, non lo so se l'ho detto qualche volta, la nostra amministrazione quando si è insediata è partita con un atto di consiglio comunale, un atto di indirizzo sugli accertamenti fiscali delle imposte comunali, dove ha dettato precisamente agli uffici le procedure da seguire per fare gli accertamenti fiscali in questo comune. Partendo, i primi che sono stati accertati sono stati 20, all'epoca eravamo 20 più il sindaco, 21 consiglieri comunali. Sono state le prime persone ad essere accertate. Dopodiché è continuata l'azione per tutti i 10 anni e non ci sto nemmeno ad essere a sentirmi dire che poi noi non abbiamo dato seguito e non abbiamo avuto risultati dagli accertamenti che abbiamo fatto negli anni. Il sindaco, se è una persona onesta, come credo che lo sia, si vada a vedere tutti gli importi che noi abbiamo iscritto in bilancio e gli effettivi accertamenti fatti, cioè gli atti emessi dagli uffici competenti. E ci tengo ulteriormente a precisare che quando siamo entrati noi, l'ufficio tributo era composto da una sola persona, mentre con la nostra amministrazione noi l'abbiamo portata a 3 persone più responsabili, che ha fatto il lavoro di accertamento, con delle persone che sono state spostate, che hanno dato un grosso contributo. Quindi di tutto ci si può accusare, ma tranne di questo. Altra cosa è dire e riflettere sul fatto, e su questo non sono d'accordo con quello che sostiene il sindaco, che per me chi non paga sono tutti evasori fiscali. Non è questo. Io ritengo che sia una piccolissima percentuale le persone che sono degli evasori rispetto a persone che non potete. E lo ripeto di nuovo, il comune di Atessa è grazie alle entrate
che vengono negli anni precedenti ancora di più, adesso un po' meno, perché una parte di quelle entrate, di quei soldi che pagano le aziende vanno allo Stato, ma fino a qualche anno fa il Comune di Atessa si è potuto permettere di avere una pressione fiscale nei confronti dei residenti grazie alle aziende della Val di Sangro. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. E adesso non possiamo far finta che nel momento in cui queste aziende hanno bisogno, per noi sono diventati evasori e quindi li dobbiamo ammazzare. Questo è il ragionamento che io faccio. Non è certo quello di voler avvantaggiare gli evasori. Assolutamente non è il mio pensiero. Però avere diciamo la prepotenza poi di momenti, ripeto, il momento è quello che è. Non possiamo non riconoscere. Certe azioni e certe decisioni vanno contestualizzate rispetto al momento economico che si sta attraversando. Non è valida una regola sempre in economia. Quindi noi in questo momento, secondo il mio punto di vista, è totalmente sbagliato caricare ulteriormente con l'accertamento per 2-3 anni contemporaneamente su aziende in special modo. Io lo ritengo un errore. Poi ritenete che sia una cosa fatta bene, fatela senza nessun tipo di problema. Io rispetto le scelte, non ci sono problemi, però per me è un errore. Sul discorso del, anche lì, una serie di accuse fatte alla precedente amministrazione, occuparsi delle scuole, certo, io penso che l'abbiamo fatto noi, lo state facendo voi e sia il minimo che si debba fare. Ma noi, l'ha detto, l'ha riconosciuto anche lei, occuparsi non è solo il fatto di dire escono i finanziamenti, perché adesso non è che ci vuole la bravura a sapere i finanziamenti sulle scuole. Sindaco, non ci faccia pesare questa sua bravura, perché quando lo dicevamo noi tu dicevi e sostenevi che era un qualche cosa che non ci voleva niente. I finanziamenti delle scuole lo prendono tutti. Siamo onesti, ma non è un tema, lo abbiamo preso noi perché, ripeto, lo prendevano tutti all'epoca, lo state prendendo voi man mano che vengono finanziate le richieste che sono state fatte. Ma noi ci abbiamo messo del nostro. E non è poco, caro sindaco, non è poco. Andare dietro a una pratica e l'impegno, il lavoro è una cosa. Oltre a quello, se ci metti anche delle risorse tue che togli da un'altra parte, se non ce le è un metti, ulteriore impegno. Se non ce le metti, risparmi e le metti da un'altra parte. No, non è che, perché è non abbiamo, non è un risparmio. Sindaco, non è un risparmio, perché gli edifici da mettere a norma, se ci metti del tuo efficienti un tot, se non ci metti del tuo efficienti di meno, non mi venire a dire che noi, no, è così, perché non l'edificio no. Cinalli, caro sindaco, l'edificio scolastico Luigi Cinalli, che noi abbiamo messo a norma, sempre dati falsi, lei ha parlato, io non ho interrotto, ma sì, ma non puoi portare dati falsi, no, non il paragone sulla Ciampoli, sono dati falsi. Allora, è sulla Ciampoli, voi avete fatto il primo lotto della Ciampoli, noi stiamo facendo il secondo lotto. Che c'entra la Ciampoli? Noi abbiamo mica abbiamo fatto sulla Ciampoli. Ti sto dicendo il paragone che si può fare tra noi e voi è sulla Ciampoli. Come sulla Ciampoli? Perché su Luigi Cinalli? Ma certo, non che vogliamo dire su Luigi Cinalli? Caro sindaco, se lì non mettevamo del nostro, quell'edificio non sarebbe a norma nemmeno oggi. Ma non puoi dire di che cosa mi sta parlando. Ma tu di che mi stai parlando? Non mi puoi dire che il secondo lotto della Ciampoli. Io non ho detto nemmeno in sicurezza, perché non ci abbiamo detto questo. L'hai detto tu adesso, ci sta la registrazione. Io ho detto una semplice cosa, che mettere a norma un edificio e occuparsi delle scuole è una cosa fondamentale che avete fatto, che abbiamo fatto noi, abbiamo fatto anche noi. La situazione è diversa, però nel momento in cui si dice, io dico questo, caro sindaco, lo ripeto, forse non mi sono spiegato. Io dico questo, che quando ci si occupa, noi abbiamo un numero di edifici scolastici, noi abbiamo un edificio scolastico su cui tutti avevano, all'epoca tutti avevano bisogno di intervento. Oggi per fortuna solo qualcuno c'è rimasto che ha bisogno di intervento. Il problema è la differenza che noi abbiamo fatto un numero, abbiamo messo a norma un numero di edifici scolastici anche grazie a dei fondi
del comune di Atessa, esatto, che hanno messo lì sopra, che voi non avete fatto, e voi state facendo altri tipi di scelte. Senza metterci i fondi del comune. No, perché noi abbiamo altre scuole che devono essere messe a norma. Cosa sta dicendo? Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Lei ha sempre così ragione. È un dato di fatto. Sulle cifre sono testarde, non ve le potete girare. Avete paura delle slide, perché le slide sono implacabili. Non abbiamo problemi di cifre. Perché ripeto, se valutiamo gli interventi e i soldi spesi sulle scuole dalla nostra amministrazione, voi ci avete da fare ancora parecchio. Vabbè, ma vedremo, e vedremo, vedremo. Tra 10 anni non c'è problema, non c'è problema, non c'è problema. Vediamo. Questo è un discorso, ripeto, noi abbiamo deciso di investire anche risorse proprie del comune di Atessa per efficientare edifici scolastici. Voi non lo state facendo. Ad oggi questo è il dato di fatto ed è la verità, spero che su questo non abbia la capacità di soldi. L'abbiamo efficientato senza soldi, che è anche meglio. Poi sugli altri discorsi, anche lì, io, per amore di Dio, sicuramente avremo sbagliato su qualcosa, che ci mancherebbe altro. Qualcosetta. Ma quando ci si viene e ci si accusa sul discorso degli asfalti elettorali, va bene, sono stati fatti in epoca prima e voi lo state facendo adesso, ma le risorse che sono state utilizzate da noi e da voi per fare gli asfalti elettorali derivano dalla stessa fonte. E qui? Identica. Noi l'abbiamo avuto quelle risorse, l'ultimo scampolo della legislatura, voi le avete avuto all'inizio e avete fatto la stessa cosa. Niente di eccesso. Allora perché ci accusate a noi? No, che sono stati asfalti. Siete elettorali. Voi che dite che noi siamo abbiamo incapaci e non facciamo le cose. No, io gli asfalti non li ho detti proprio, non li ho toccati. Quindi anche siete qua. Voi che ci accusate. Io non ho toccato assolutamente il discorso asfalti, quindi lo ha toccato lei accusando noi. Altro discorso. Il fatto che avete chiuso un mutuo l'anno scorso con una parte di risorse. Guarda che 25%. Ripeto, 25%. Noi l'ha detto lei poi, quando ha detto il mutuo di Piazza Garibaldi era di oltre 2 milioni e rotti di euro. 2 milioni e 7. C'erano rimaste 250.000 euro. Significa che l'altro 1,5 milioni l'aveva levato qualcuno e noi il mutuo l'abbiamo acceso noi nel 2008, non mi ricordo quanto. Quindi nell'arco di qualche anno noi l'abbiamo estinto quasi totalmente. C'è rimasta una parte. Che avete chiuso voi? Ripeto, su 1,7 milioni, 1,5 milioni l'abbiamo tolto noi, 250.000 euro. Voi siete stati bravi e noi no. Va bene, anche questo ci sta. E questi sono numeri, non sono altro. Noi è vero che dopo li abbiamo rifatti i muri, sicuramente. E io dico che è stato, io continuo a sostenere che è stata fatta una cosa buona, come lo dico oggi che uno fa i muri. Quindi io su questo non cambio assolutamente idea. I mutui che noi abbiamo rifatto, poi l'ha detto anche qui, sono stati investimenti fatti principalmente, faceva anche sul discorso delle entrate della farmacia, che abbiamo fatto una parte, abbiamo speso alcuni fondi per manutenzione, come diceva lei, rispetto al totale, quel valevano non lo so quanto, troppo di forse il 10%, ma nemmeno, quindi abbiamo fatto qualche manutenzione al contrario di quel che dice qualcun altro, e l'altra parte abbiamo acquistato un locale, abbiamo realizzato edifici. Ma secondo voi io devo essere convinto da questa maggioranza a sostenere che se io contraggo un mutuo e ci realizzo un edificio, oppure ci realizzo ci faccio una manutenzione di un'area pubblica, io sul mio bilancio e quindi sulla valorizzazione del patrimonio del mio comune sia più vantaggiosa la scelta che fate voi rispetto a quelli che abbiamo fatto noi di realizzare edifici o di comprare, come ha fatto lei, l'esempio del locale a servizio dell'auditorio, allo stesso valore, così come il mutuo che noi abbiamo fatto all'epoca, il tasso era quello perché all'epoca i tassi erano quelli, non perché noi abbiamo contratto un mutuo a tassi più alti rispetto al mercato, perché nel 2007-2008 i tassi erano quelli e noi abbiamo fatto quel mutuo per realizzare un complesso come l'intervento di Piazza Vittoria, anche grazie a quella scelta abbiamo potuto usufruire del finanziamento, che è vero,
derivava dalla precedente amministrazione, ma al quale era perso, e questo lo dobbiamo dire, lei forse non c'era a quell'epoca, ma è così, perché se vanno a prendere le carte era così, era perso quel finanziamento, noi l'abbiamo fatto. Ma noi di quel mutuo che abbiamo fatto, è vero che abbiamo indebitato l'ente, abbiamo magari non avuto risorse per fare altro, ma quel valore sta lì, oggi sta lì quel valore. Voi con i mutui che state facendo oggi non lasciate nessun valore alle prossime generazioni, non lasciate nessun valore. Questo è il problema, è la differenza tra chi vuole credere che un investimento è uguale all'altro. E ripeto, non parliamo di manutenzioni sempre, di opere, la messa in sicurezza, cambiare la pavimentazione o marciapiede, la messa in sicurezza del territorio, ci volete far credere. Fare la manutenzione di uno spazio pubblico, di uno spazio verde, certo, sono cose che servono, ma voglio dire, chi è che può dire una cosa contraria a ciò? Tutto serve. Tutto, qualsiasi cosa serve, ma non mi dovete venire e non mi potrete mai convincere che è la stessa cosa o lo stesso valore finale. Questo non è possibile che sia così. Il taglio della dirigenza, quindi l'efficientamento, vabbè, è una scelta vostra. Voi l'avete avversato quando l'abbiamo fatto, adesso l'avete tolta. Benissimo, è una scelta. Ma non è che con quella spesa, con quella riduzione di spesa cambia la vita, avete previsto nuove assunzioni. E che fai? Nuove assunzioni non costano nulla. All'interno del budget. Quindi significa che uno cambia il personale, benissimo, è una scelta, voi ritenete che sia più funzionale, va bene, ma non è che quella è una scelta che porta effetti sul bilancio. Quindi, sindaco, non è una questione, ripeto, le scelte le fate voi e sono pienamente legittime, senza nessun problema, ma non può essere sovvertito il fatto che comunque quando si fanno determinati investimenti e determinate scelte, poi uno si deve pure preoccupare qual è il ritorno di valore patrimoniale di un ente, perché non dobbiamo che qui ragioniamo sempre come il comune, no, il comune ha dei patrimoni, il famoso gioiello di famiglia che lei direbbe che sia stato un errore, che la licenza era stata ottenuta dall'amministrazione precedente alla nostra, è vero, non abbiamo mai contestato, mai fatto di cose, ma dopo un po' di anni che uno si accorge che quel bene non stava dando i frutti sperati, e io penso che quando la precedente amministrazione aveva avuto quella nuova licenza, quella istituzione della farmacia, sicuramente ha pensato a fare il bene di Atessa. Qui, sindaco, non è che adesso, prima che arrivava lei, tutti quanti, nessuno aveva fatto niente di buono, perché non è così. Però dopo alcuni anni uno fa delle verifiche e delle situazioni cambiano, perché magari rispetto a quello che si aspettava la situazione è diversa, e in quel momento io credo che era necessario intervenire, secondo me si è fatto bene a fare quella scelta. Qualcuno non l'ha condivisa anche all'interno della nostra maggioranza. Va bene, può darsi pure che diciamo loro volevano fare scelte diverse, ci abbiamo perso le elezioni. Io sono. Non è il problema del risultato elettorale che debba condizionare le scelte che uno fa. Se uno ci crede e ha in mente una sua visione, la porta avanti, a prescindere se può condizionare il risultato elettorale futuro. Perché noi eravamo ben coscienti che qualcuno poteva, non era d'accordo e poteva, però in quel momento la decisione, io credo che sia stata, e anche oggi, nessuno mi può venire a dire che è stato un errore, perché l'abbiamo valorizzato quel bene, abbiamo dato un servizio efficiente per i cittadini, il quale prima non c'era, lì il servizio non c'era, quindi oggi c'è il servizio, i cittadini usufruiscono del servizio, il comune di Atessa con quelle cifre le ha patrimonializzate altri beni, non è che ce lo siamo andati a giocare al bar, non abbiamo più la farmacia, ci sono altri beni che sono stati costruiti, sono stati realizzati, quindi significa che come valore patrimoniale io non ho intaccato, ma se io oggi faccio un debito e non aumento il mio valore patrimoniale, io credo che non sia un bene.
Questo è il concetto di base su cui io vorrei comunque un rispetto di una posizione, diciamo, di pensiero. Poi se uno ha un altro pensiero, benissimo, non è un problema, non ci si può venire a queste, no, credo che sia un modo di pensare, un pensiero che non è solo il mio ovviamente, che sennò sarei veramente un folle, però deve essere rispettata questa come posizione di idea, e non contestarla, cioè portando sì numeri, ma che comunque dietro quei numeri ci sono cose totalmente diverse. Quindi su questo io chiedo, ripeto, il massimo rispetto di entrambe le posizioni. Io ho contestato le cose che voi state proponendo, come credo sia dovere di chiunque si sieda in quest'aula, se le, oppure approvarle per chi le condivide, è tutto qua. Quindi è inutile che ci si fa, lei viene a fare il comizio che ha fatto ai cittadini, il comizio che fa ai cittadini è un conto, qua ci venga a raccontare altro, massimo rispetto delle posizioni e sulle cose che sono state fatte, perché, e chiudo, ripeto, anche prima che lei è venuta, non mi riferisco solo alla mia amministrazione, alla nostra amministrazione, ma credo anche a tutte le altre amministrazioni che si sono susseguite su questi banchi, hanno fatto, credo, delle cose buone, magari anche qualche cosa non fatta bene, ovviamente qualche errore, però io penso che la maggior parte, la totalità delle persone che sono susseguite hanno fatto il bene di Atessa, hanno costruito, realizzato opere che sono lì. Quindi non può essere demonizzata la posizione, no, noi non costruiamo nulla, noi facciamo solo il marciapiede e la messa, e il rifacimento del manto del marciapiede. Questa è una vostra posizione, io non la condivido. Scusa, ma approfitto anche, non ci torno sul fatto, sulla dichiarazione di voto, tanto non voglio approfittare del tempo, ovviamente il voto sul bilancio è contrario. Altri interventi? Il sindaco. Beh, se hanno finito io voglio concludere. Se non ci sono interventi facciamo chiudere al sindaco. Assessore Cinalli. Io volevo puntualizzare su due aspetti, uno relativo alla che 30.000 euro sono stati inseriti, perché noi siamo consapevoli di che quest'anno insomma avremmo fatto degli investimenti e quindi anche degli investimenti a rendicontazione. È chiaro che i pagamenti vengono fatti prima e quindi in via prudenziale abbiamo inserito lo stesso importo. Un'altra puntualizzazione che volevo fare per quanto diceva il consigliere Fioriti è sul sistema di videosorveglianza. Allora, noi abbiamo inserito per la videosorveglianza 20.000, come dicevo anche nella relazione iniziale, 20.000 euro in più, e questo poi si ripercuote anche sul canone, quindi si passa da circa 12.000 a 19.000 euro, quindi complessivamente per la videosorveglianza quest'anno ci sono all'incirca 39.000 euro. Poi con le variazioni di bilancio vedremo se queste cifre potranno essere anche incrementate, perché questo è un problema che sta a cuore penso a tutti. Grazie. Sindaco, rapidissimamente. Pare che qui siamo al rovesciamento delle posizioni. Chi non ha rispetto delle scelte, abbiamo sempre detto che rispetto a voi abbiamo fatto e faremo scelte diverse, dopodiché dal primo mese che ci siamo insediati avete mostrato voi una totale mancanza di rispetto nei nostri confronti, anche adesso con le opposizioni riunite accusate di incapacità, di fare cosucce, di fare cose banali che qualsiasi commissario prefettizio funzionario potrebbe fare. Siete voi che avete scelto questo terreno, amici cari, non rovesciamo le posizioni. Noi vi abbiamo risposto e vi rispondiamo con i dati, con le cifre, con le cose. E allora, non lasciamo nessun valore? Voi in che cosa avete trasformato i valori e i beni di famiglia? La farmacia è stato uno dei grandi argomenti di dibattito nella precedente consigliatura, che ha visto anche un pezzo notevole della maggioranza schierata sulle nostre stesse posizioni. Perché?
perché comunque era un servizio sociale che non era in passivo, era un problema di gestione. E allora che facciamo? Per cambiare, migliorare la gestione, vendiamo il bene. Questa era la discussione. Non era in discussione il fatto che la farmacia potesse o meno funzionare meglio. La farmacia poteva funzionare meglio se fosse stata gestita meglio, poteva portare più reddito e servire e dare un servizio migliore al cittadino. Quindi si trattava di cambiare la gestione della farmacia, non di venderla. E abbiamo, torno a ripeterlo, comunque venduto un gioiello di famiglia che comunque era in attivo, produceva 15-20 mila euro all'anno, ne avrebbe potuto sicuramente produrre di più, ma non era in passivo, si sarebbe potuta migliorare la gestione. Ed era talmente, come dire, appetibile che è andato sul mercato, ha avuto un rialzo del 20%, che è dovuto non tanto alla bravura, alla maestria di chi mettere in vendita un bene, non è che ci vuole anche qua chissà quale grande perizia o capacità, perché era un bene appetibile e redditizio, in quanto appunto il farmaco si vende più del pane, con margini di guadagno grandissimi, e tenuto conto che c'è un accaparramento delle grandi ordini internazionali a procurarsi punti vendite delle farmacie. Dopodiché, l'ho già detto, però se si fa finta di non capire quello che si dice, con la vendita di questo bene di famiglia, che poteva essere gestito meglio, mantenendo il patrimonio, a proposito, non lasciamo nessun valore, voi li avete alienati i valori, questo è il punto. Se mantenevate quello, era un valore oggi, e lo tenevamo lì, e rimaneva lì a beneficio della collettività, voi l'avete alienati i valori e il patrimonio del comune. E che cosa ci avete fatto? Ve l'ho detto, l'unico patrimonio, un locale di 150.000 euro all'auditorium, in aggiunta a tutto quello che è costato. Restauro quattro poltoncine, realizzazione griglia, raccolta acque piovane. Di che cosa stiamo parlando? Staff di sostegno, si pare auditorium, materiale per funzionalità auditorium, acquisto e realizzazione. Questo avete fatto, quindi dove stanno questi valori? Avete alienato un valore, un bene, un patrimonio per fare in gran parte opere di ordinaria amministrazione. Questo è un fatto, ma è legittimo, perché sicuramente in quel momento serviva la griglia. Mica sto dicendo che è sbagliato mettere la griglia. Visto, quindi, che in quel momento i numeri di questi interventi. Perché non dice i numeri di questi interventi? Quanti sono di questi? Quante spese sono quelle che ha detto? La maggior parte di quell'investimento sono per spese correnti, non sono per investimento. Ma il maggior valore, l'ho citato, è quello là che ho citato. Queste sono le cose, sono i dati di fatto. L'auditorium, io non voglio tornare su vecchia, è una scelta legittima, io non sono di quelli che dice brutto, non do un giudizio estetico o architettonico, quando abbiamo prodotto un valore, ma qual è l'utilizzazione di quel valore? Questo è il punto, quel valore lì, che valore ha oggi? Quel bene lì era stato fatto per essere da volana alla ripresa del centro storico, sta lì, perché sta lì? Perché il problema è che è sovradimensionato rispetto alle. Adesso lo spieghiamo. Questo è il punto. Fate voi. Perché quando si fanno queste opere, questa è la differenza tra l'altro tra l'opera, perché anche qua ci si dice che facciamo piccole opere, dopodiché quanto immaginiamo un'opera un po' più sostanziosa, che non è, che appunto è una sfida, non l'abbiamo data per scontata, stiamo verificando, verificheremo, vedremo, ma non è a carico del bilancio comunale o di risorse comunali. Riuscirà, non riuscirà, se non riesce non lo facciamo, questo è il punto, perché se facciamo un'opera di un certo impegno e vogliamo apportare un valore vero e non un peso morto, dobbiamo anche proporci il tema di come sarà gestito quel bene, di come sarà mantenuto quel bene, cosa che noi ci siamo posti e ci poniamo con il progetto Sorringello. Per cui se non ci sta il privato, al di là del finanziamento pubblico che vedremo, se non ci sta il privato che vuole investire ed è disposto ad investire e a gestire quella struttura, non si fa quell'opera. Voi invece avete fatto un'opera, tanto per fare un'opera, per mettere in moto dei lavori, per carità, è anche una scelta, ma l'errore iniziale è che non è previsto in quel vostro progetto la gestione e la manutenzione, e non è commisurata
alle esigenze e alle dimensioni di questo territorio. Tant'è vero, fatelo voi, l'abbiamo fatta, abbiamo fatto e abbiamo cercato e stiamo cercando di far partire tenacemente l'auditorium e il complesso Vittorio, ma tutte le volte che l'apriamo, perché l'apriamo, lo gestiamo, dobbiamo pagare e metterci altri soldi. Perché? Perché lei sa benissimo che il bando pubblico per trovare un privato che volesse investire e gestire, come con la farmacia, è andato deserto. Quindi dove ci sta tutto questo interesse? Perché? Perché per metterci, per svolgerci attività che siano esse cinema, teatro, eccetera, ci vuole un impresario teatrale che investa e faccia delle risorse. D'altra parte, che sia, come dire, una specie ormai di peso morto, è così, non dipende nemmeno, ci potete stare voi, l'avete, i primi 6 mesi l'avete inaugurato, l'avete gestito voi, che cosa avete fatto? L'iniziativa che avete fatto l'avete dovuto fare a spese del comune, non è che il comune può lì gestire 360 giorni di attività, ma c'è anche un'altra prova, che l'altro bene che sta lì, che era concessione il privato, il famoso ristorante, hanno aperto 3 volte ed è chiuso. Quindi c'è il problema che non è stato studiato l'utilizzazione finale, la gestione di quel bene, la manutenzione di quel bene. Voi lo fate, facendo di marcia a la polemica, e d'altra parte noi ci ricordiamo la polemica stucchevole che è stata sulla rottura dell'ascensore Vittoria. La rottura dell'ascensore Vittoria non è una cosetta da poco. La rottura dell'ascensore Vittoria, e lì c'è tra l'altro un condominio, c'è un amministratore, i 2/3 di quel condominio grava sul comune, quindi con spese enormi eccetera, e purtroppo probabilmente dovuta a difetti strutturali e ha un costo notevole, è solo un costo vivo che non produce, perché se non si fanno spettacoli e iniziative gratis come quelle che sono state fatte e vengono fatte, purtroppo non si mantiene, non si gestisce, perché ci sono una serie di altre opere che riguardano il service, riguardano l'impianto del suolo, uno schermo, un impianto di proiezione ultima generazione, tutta roba che costerebbe e costa centinaia e centinaia di migliaia di euro per quella struttura lì, ma per attività che non ci sono, che nessuno è in grado di svolgere. Cioè non è che il comune fa l'impresario teatrale o fa l'impresario privato per gestire, questa è la differenza e questo è il problema. Quindi non è che vi si contesta il fatto che è bella e brutta, andava fatta, avete fatto la vostra scelta, quindi noi personalmente io non ho mai criticato quella scelta, dico solamente e rilevo che quell'opera lì, concepita in quel modo, in mancanza di una visione e di un piano di gestione del dopo, produce questi risultati che ora voi vorreste attribuire a noi, per cui voi non siete stati in grado di gestire una farmacia comunale pubblica che funzionava poco, no, poteva essere fatta funzionare, poteva fatta non dire cazzate, dai, si cambiava la gestione, si cambiava la gestione, la gestione di una proprietà comunale che non va bene, si cambia la gestione, questo vi è stato detto e questo non l'avete fatto. Avete fatto cassa con un bene pubblico, con un gioiello di famiglia, quale valore avete valorizzato? L'avete venduto, ve ne siete magnati le cose. Questo è il punto. Pura. E torna a ripetere, avete avuto nei vostri anni 8 milioni e 7 di entrate. In parte l'avete ereditate dal contratto di quartiere, in parte la vendita del Cinema Italia, in parte la Sacro Servizi, in parte la Terna, in parte la farmacia, cioè, e siete venduti tutto quello che si poteva vendere. Anche quando qui fate finta di non capire, beh, avete fatto una buona cosa la Sacro Servizi, io non voglio tornare. Ma scusi, lei tra l'altro ha fatto, consigliere Pellegrini, se la vado a rivedere, delle affermazioni un po' gravi sulla Sangro Servizi, perché se voi sapevate che la Sangro Servizi stava in quelle condizioni disastrose, se si ricorda, in quelle condizioni disastrose, avreste dovuto provvedere prima. Detto in aula. Invece voi avete approvato sempre i bilanci in pareggio, avete approvato voi e il consiglio di amministrazione da voi nominato, avete approvato sempre bilanci in pareggio. Beh, perché? Sempre bilanci in pareggio. Dopodiché, non si alteri, questi sono fatti, sono dati. Arriva il socio privato, si scopre, e quel vecchio consiglio di amministrazione da voi nominato scopre per la prima volta che ci sono crediti non riscossi, 4 milioni di crediti non riscossi, non c'era scritto, e viene fuori l'esigenza di ricapitalizzare,
per cui si impongono, si sarebbero dovuti imporre ai tre comuni che hanno lavorato sì sodo, senza essere visti, riconosciuti e senza, diciamo, nessun commissario, hanno dovuto lavorare sodo per cercare comunque di non ricapitalizzare, rimetterci soldi pubblici dopo che voi ci avete guadagnato e per poter continuare. Questa è la storia, questa è la storia. Negare questa storia, voler insistere su questo è qualcosa di vergognoso e di scandaloso. Ma quale scandalo? Ci abbiamo messo più di un anno e mezzo per poter rimettere in vendita quel bene. Quindi 8 milioni e 7, avete fatto questo, l'auditorio, avete fatto una grande opera, legittima, nessuno ve lo contesta, quindi abbiamo massimo rispetto delle posizioni e delle scelte, ma come voi criticate in modo irrispettoso e offensivo le nostre scelte e l'attività di questa amministrazione, noi con documenti e dati di fatto critichiamo le vostre scelte che non hanno portato nessun valore aggiunto al patrimonio e allo sviluppo di questo paese. Questo è il punto. Grazie. Quindi l'immobile di Piazza Garibaldi non vale niente. Non vale niente. Non vale nulla. No, scusa, se un negozio, se un bene, sì, nel slaccato di Ciun, valore di mercato è zero. Se un bene va a bando con una serie di offerte, cioè, e va a zero, il valore di mercato di quella roba oggi è zero. Chiaro, è così, funziona, visto che ci vuol fare anche delle lezioni di economia. No. Non vale in astratto un bene, quindi vale in base alla legge della domanda e dell'offerta, al fatto se ci sta qualcuno che lo vuole. Allora, qual è il valore di mercato? La farmacia era un valore, tant'è vero che è venduta, qualcuno se l'ha accattata. Provate e proviamo a mettere in vendita il complesso Vittoria, chi se lo compra? Proviamo, ci abbiamo provato a dare in gestione il complesso Vittoria, chi lo gestisce? Bando zero, deserto. Che significa? Che rispetto a valori patrimoniali che avevano un valore effettivo e avevano un valore di mercato come la farmacia, voi ci consegnate sicuramente altri beni, ma che non hanno valore di mercato zero, valore patrimoniale zero, perché quella roba, se la mettete in vendita, non se la compra nessuno, se la diamo in gestione non la vuole nessuno. Questa è la realtà con la quale facciamo i conti. E dire che il comune quindi dovrebbe farsi carico per gestire tutto l'anno spettacoli, ma quella sì sarebbe spesa corrente dispersiva e disperdente, perché il comune può, come fa, come prova a fare, lo valorizza. Vabbè, fate le iniziative, le vostre iniziative per rivitalizzare il centro storico, sì. Fate le iniziative, fatele voi, quelle migliori. Le nostre iniziative le vedrà, le stiamo mettendo, le nostre iniziative le stiamo mettendo in campo. Aspettiamo e si vedranno, richiederanno tempo, ma sicuramente, scusate un attimo, ma sicuramente non sono iniziative che indebitano il comune fino al 2044. Per fare quelle iniziative avete acceso un mutuo di 2 milioni e 7, avete speso soldi, legittimo, quindi rispetto alla vostra scelta, ma non venite a magnificare, ma non venite adesso a magnificare, ma che cosa hai detto tu? Ma non venite adesso a magnificare queste scelte come scelte di grandi, geniali e buoni amministratori di fronte a quelli incapaci che fanno delle cosucce. Non è così, è falso, questi sono i dati. Voi avete indebitato il comune per un bene che non ha nessun valore oggi sul mercato, perché nessuno se lo compra e nessuno lo gestisce. Il comune sta facendo e farà quel mutuo l'abbiamo estinto noi, l'ultima tranche l'abbiamo estinta noi. Ma tu c'hai 50.000 euro, ma lascia a voi, non sono soldi tuoi personali, perché sono i tuoi, quelli che estinti noi, l'abbiamo fatto capito. Con i soldi dei cittadini, e allora qual è il problema? Abbiamo indebitato il comune, abbiamo indebitato la collettività fino al 2044 con mutui rinegoziati insieme a quelle scelte che oggi, siccome hai voluto citare, il consigliere Pellegrini ha voluto citare che noi non lasciamo nessun valore e loro chissà che valore lasciano, hanno venduto un bene di famiglia che rendeva più della base d'asta come la farmacia per accattarsi un complesso che sta lì, che nessuno si compra e nessuno vuole gestire. Stiamo cercando di far funzionare l'auditorium
a spese del comune, che è un grande sforzo, facciamo quello che possiamo fare, soprattutto in connessione delle feste e delle vacanze, ma oggi come oggi, se avete delle proposte, fatele. Dite solamente metteteci i soldi, voi siete capaci solo di dire il comune ci deve rimettere i soldi, troppo facile amico caro, il comune, visto fatte. Tutto il comune, la collettività, il cittadino, il contribuente di Atessa, visto tutto quello che ci ha messo su quel complesso e tutto quello che ha speso la finanza comunale, i soldi del cittadino, adesso diteci voi che cosa ci dovremmo fare senza aggravare ulteriormente le tasche dei cittadini e le casse comunali. Questo ci dovreste dire, altro che voi avete prodotto valore e noi non produciamo niente. Quale valore? Dove sta questo valore? Questa è la realtà. Sta là. Quindi noi stiamo lì. Valore zero. Sta lì. Valore lo dice zero. Lei che è valore. Valore zero. Sui documenti visto visto che siete bravi, visto che siete così bravi nelle agenzie immobiliari, andate a domandare all'agenzia immobiliare quanto vale quel complesso. O vi ho detto, abbiamo fatto un bando, è andato deserto. Se ci fosse qualche interesse. Dopodiché, se ci volete consigliare voi qualcuno che vuole venire a investire, vuole gestire quell'impianto, ci vuol fare delle attività culturali, teatrali, quello che vi pare, quello che vi pare, voi ce lo consegnate, voi ce lo suggerite, voi ci suggerite, voi ci suggerite, e se non mi interrompe, io ti ho ascoltato, sì, sei tu che interrompi, ci devi stare, hai parlato tu, sei intervenuto due volte, insomma, abbi pazienza, vi ho, dicendo una serie di cose inesatte, sempre cercando di magnificare, certo, e poi ci viene a parlare di rispetto e ci insulti tutti i giorni e poi ci viene a dire che chissà quali valori avete tutelato, valore zero. Noi abbiamo un'altra visione, ripeto, può piacere o non può piacere, legittima la vostra, legittima la nostra, ma se permetti, noi difendiamo la nostra visione dagli insulti, dalla mancanza di rispetto e dalle menzogne di cui quotidianamente date dimostrazione con le vostre interviste e le vostre affermazioni. Grazie. Grazie Sindaco, dichiariamo chiusa la discussione e prima di passare al voto, se ci sono dichiarazioni, se ci sono, prego. Ma non la faccio perché sennò poi il sindaco già fatto. No, quello è il secondo intervento. Secondo intervento, ma hai detto. Non lo faccio perché l'ho detto, ma sì, se no potrei fare. Allora, fermiamo, è già tardi, fermiamoci, non ci facciamo polemica. È una mia scelta di non fare. Il consigliere Pellegrini ha già fatto la dichiarazione di voto, questo ha già detto, è anche la dichiarazione di voto, quindi abbiamo capito che c'è qualche dichiarazione di voto, se non ci sono dichiarazioni. Perché se no lo sento pure per l'altra volta. Se non ci sono dichiarazioni. No, non può fare. No. Come non può fare? Lo fa. Cioè, se non ci sono. Lo fa da autorità. Se non ci sono dichiarazioni di voto. Proprio il mio voto, predecessore. Datevi la mano, datevi la mano. Allora, se non ci sono dichiarazioni a sto punto, datevi la mano. Allora, possiamo passare al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Allora, con 11 favorevoli e 4 contrari, il terzo punto all'ordine del giorno viene approvato. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con lo stesso numero di voti approviamo anche l'immediata eseguibilità.